Ora si re. Al termine comunque faremo un invio ai partecipanti di dei materiali. Cerchiamo di lavorare in questa maniera, diciamo. Il dottor D'Aristotile farà una pausa intorno alle 16, credo, più o meno, per poi completare la sua comunicazione illustrativa. Al termine possono essere previste sia domande che potete anche inoltrare attraverso la chat. Pregherei a chi non lo ha fatto di spegnere il microfono e ringraziando di nuovo il dottor D'Aristotile per la disponibilità a questo evento di formazione di ANCI Abruzzo, che resta comunque a disposizione di tutti gli enti per seguire le problematiche anche più di merito e specifiche che avete. Sapete anche, lo ricordo, che ANCI ha istituito una mail, ancipnrr.criticita@ancipnrr.it, a cui inviare eventuali problemi con le piattaforme o con i ministeri nella gestione dei progetti PNRR dei vostri comuni. Darei quindi la parola al dottor D'Aristotile per la comunicazione di oggi. Grazie Massimo, buongiorno a tutti, ben risentiti. Oggi affronteremo, a differenza della scorsa volta dove abbiamo fatto un quadro generale del PNRR, cercando di analizzare anche la normativa di carattere europeo e quella declinata a livello nazionale, oggi ci soffermeremo in modo particolare sulla gestione di un singolo progetto. E in particolare all'interno della gestione di un singolo progetto, andando ad analizzare quelli che sono gli aspetti connessi alla gestione contabile, intesa come rappresentazione all'interno dei documenti di programmazione e di gestione di un singolo progetto o un singolo correttamente intervento del PNRR. Se volessimo in qualche modo riassumere gli argomenti di oggi, tratteremo brevemente della differenza tra soggetto attuatore e soggetto gestore, delle disposizioni normative semplificatrici, ce ne abbiamo parlato la scorsa volta, che disciplinano la gestione dei fondi del PNRR nella scelta fatta dal legislatore di non andare ad inficiare e a modificare la modalità rappresentativa e gestionale all'interno degli enti locali, a differenza di quanto avviene a livello statale, dove abbiamo visto c'è stata una priorità, una preferenza verso il modello gestionale che privilegia la contabilità, una contabilità autonoma. La gestione, quindi andremo ad analizzare come i fondi del PNRR debbano essere iscritti all'interno del documento del bilancio e quando, e quindi analizzeremo le variazioni di bilancio, l'iscrizione dall'inizio dell'anno del bilancio, andremo ad analizzare in qualche modo anche la differenza che c'è tra le due principali modalità rendicontative previste dal PNRR, che sono i cosiddetti contributi a rendicontazione, dove fondamentalmente si realizza quell'equilibrio tra entrata e spesa, tra accertamento e impegno, tra pagamento e riscossione, a seconda delle fasi che stiamo analizzando, e che trova una sua declinazione anche operativa all'interno del principio contabile 4.2, mi riferisco al punto 3.6. Una soluzione nuova, ne avevamo già accennato la scorsa volta, che si chiamano i cosiddetti lump sum o importi forfettari, se volessimo tradurre in italiano questo termine anglosassone, dove fondamentalmente però occorre fare maggiore attenzione perché l'obiettivo che il legislatore europeo e quindi poi quello nazionale di riflesso si pone non è tanto quello di andare ad ottenere una rendicontazione contabile quando dare dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo e riconosce al raggiungimento dell'obiettivo una forfettizzazione della spesa che può essere a quel punto incassata in maniera diversa a seconda delle diverse nature e modalità con il quale questo lump sum è stato gestito a livello di bando, dall'inizio
da parte del soggetto titolare, ricordo cioè che i soggetti titolari sono i cosiddetti ministeri. Ci soffermeremo poi non più solo sull'aspetto programmatorio, andremo a vedere anche nell'ambito programmatorio come il PNRR viene scritto nel DUP, come viene scritto nel PEG, come viene scritto nel bilancio, come viene scritto in tutte quelle programmazioni settoriali che comunque circondano, caratterizzano la galassia dei documenti che costituisce la programmazione di bilancio. Andremo poi a spostarci nella fase gestionale e andremo ad analizzare la diversa modalità di accertamento dell'entrata e di impegno delle spese. E anche qui, all'interno dell'impegno delle spese, andremo ad analizzare quelli che sono gli aspetti connessi con il pagamento delle spese, nel caso di spese correnti, e il pagamento e la rappresentazione delle spese nel caso di spese di investimento, perché anche qui ci sono delle particolarità che in qualche modo dovremo andare ad analizzare. Se ce la faremo, andremo a vedere anche gli aspetti della rendicontazione di un singolo intervento dal punto di vista fisico, di target finanziario, ma questi aspetti, se non li fate oggi con me, li farete al prossimo incontro con la dottoressa Ruspandini, che appunto si occuperà esclusivamente di andare a vedere come dalla rappresentazione che abbiamo nei documenti di bilancio queste informazioni vengono ad essere inserite all'interno del sistema gestionale di rendicontazione previsto, lo ricordo, già dalla legge di bilancio del 2021, che si chiama appunto REGIS. Cominciamo subito con la prima parte. Andiamo a vedere quali sono le modalità con cui un intervento previsto nel PNRR trova la sua applicazione e attuazione attraverso il soggetto attuatore. In realtà abbiamo detto come l'intervento è la foglia più piccola del ramo dell'albero del PNRR. Il PNRR nella sua struttura, così come tra l'altro definita anche con il decreto della scorsa volta, ne parlammo di agosto del 2021, che può essere considerato un vero e proprio PEG del PNRR, prevede un'articolazione su tre livelli: la missione, il programma è il terzo livello rappresentato dall'intervento, intervento a sua volta articolabile nei tanti progetti che i soggetti attuatori di quella stessa natura di intervento vengono a porre in essere. Ora, in tutto il modello, lo avevamo già detto la scorsa volta, del PNRR, così come costruito dal governo Draghi, il ruolo centrale è sicuramente assegnato ai ministeri, che sono i cosiddetti soggetti titolari degli interventi. E cioè sono coloro che devono dare attuazione al PNRR nell'ambito di quello che è una scelta programmatica già definita a livello di documento approvato e condiviso con l'Unione Europea. All'interno di quel decreto dell'agosto 2021 sono anche individuati quali interventi rientrano nella competenza esclusiva dei ministeri, che a quel punto non diventano solo soggetti titolari degli interventi, ma anche attuatori degli interventi, cioè svolgono una duplice funzione, una funzione realizzativa a cui si aggiunge anche una funzione di controllo certificativo e rendicontativa nei confronti del MEF, che ricordo, ha invece una funzione di regista del sistema, non ha quindi una gestione diretta, se non in alcune piccole voci, del PNRR, ma ricordo che l'ufficio centrale del PNRR, che il governo ha allocato all'interno della Ragioneria Generale dello Stato, ha la funzione in qualche modo di acquisire le rendicontazioni e le certificazioni da parte di tutti i ministeri e procedere quindi attraverso un consolidamento delle informazioni, attraverso naturalmente una misurazione dello stato d'avanzamento, l'abbiamo visto la scorsa volta, dei target e delle milestone, di andare a certificare nei confronti dell'Europa il percorso di avanzamento effettuato e chiedere quindi il rimborso delle quote, di una delle 10 rate che caratterizzano l'erogazione dei 200 e passa miliardi di euro che sono stati assegnati all'Italia attraverso il PNRR. Quindi dicevo, nel PNRR abbiamo le amministrazioni titolari degli interventi che si distinguono dal soggetto attuatore. Il soggetto attuatore può coincidere con i ministeri e quindi con il soggetto titolare o può essere un soggetto diverso. Nel momento in cui il soggetto che è il soggetto realizzatore si distingue da quello che è il soggetto titolare dell'intervento,
ci troviamo di fronte a quello che, così stiamo, entriamo anche nell'ambito di una descrizione, una nomenclatura del, così come previsto dal PNRR, di una modalità di attuazione a regia, cioè in cui fondamentalmente il ruolo dell'amministrazione centrale ministeriale è quello di svolgere il ruolo del playmaker che coordina le attività che vengono svolte dai vari soggetti attuatori che vengono in qualche modo coinvolti. Quando l'amministrazione centrale è anche soggetto attuatore, è evidente che nell'ambito della sua organizzazione si inseriscono, oltre a quelle attività tipiche della programmazione, cioè dell'emanazione, per esempio, dei bandi, eccetera, anche tutta quell'attività di soggetto attuatore, quindi di appalto dell'opera, di realizzazione dell'opera, e del responsabile mantiene una responsabilità di tutti gli adempimenti amministrativi connessi. Nel momento in cui invece le amministrazioni centrali intervengono come soggetto regista e quindi siamo nei cosiddetti interventi a regia, ecco che in questo caso ci troviamo di fronte a modalità e strumenti amministrativi differenti attraverso i quali si sviluppa il percorso realizzativo di quello specifico intervento ricompreso in un programma all'interno di una missione del PNRR. Nel momento in cui l'amministrazione centrale interviene con interventi a regia, le procedure di selezione del soggetto attuatore, che ricordo, in base al decreto legge 77 del 2021, sono già stati individuati nelle figure dei comuni, province, regioni e eventualmente dei loro organismi partecipati. Dicevo, le procedure di selezione del soggetto attuatore potrebbero essere una procedura negoziale, una procedura di gara, oppure procedure addirittura già definite e previste da atti normativi che quindi già assegnano specifiche risorse ad un determinato territorio, a un determinato soggetto attuatore di carattere comunale o provinciale. Nella procedura negoziale, che certamente è una procedura comunque limitata e non è quella più diffusa, si fa riferimento agli accordi di programma previsti dall'articolo 15, gli accordi tra pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 15 della legge 241 del 90, che poi vi lascio. Fondamentalmente, in un processo negoziale c'è un percorso iniziale di concertazione con i vari soggetti competenti. Qualora sia stato già individuato il soggetto attuatore, oppure questo soggetto attuatore viene individuato all'interno di una concertazione tra più soggetti istituzionali competenti, e si conclude generalmente con quello che è un atto, un'intesa che si formalizza attraverso le varie forme dell'atto amministrativo, dall'accordo alla convenzione al protocollo d'intesa, e nell'accordo fondamentalmente sono riportati i principali elementi che abilitano l'amministrazione terza a presentare una proposta percentuale e progettuale e a quindi realizzarla. Differente, ed è il caso che più ci riguarda, perché è quello che maggiormente si sta verificando, si verificherà nel corso di questi anni in cui si svilupperanno i vari bandi a regia, nell'ipotesi invece della procedura di gara, cioè della procedura con cui le amministrazioni centrali, attraverso la definizione di un apposito bando pubblico, avviso pubblico, ne sono usciti veramente tanti in questo periodo, chiedono a coloro che vogliono candidarsi, che sono, ripeto, ancora i soggetti attuatori definiti dal decreto legge 77, delle proposte progettuali rispondenti ad un'apposita procedura di evidenza pubblica. A fronte di queste risposte progettuali, naturalmente le soluzioni sono due: una prima è una proposta che determina il sorgere di una graduatoria finale e che vuol dire di fatto non necessariamente che tutti coloro che presentano domanda, comunque questa domanda e questa progettualità fosse interessante, vengano a essere finanziati. Da una seconda procedura, che è quella per esempio che stiamo vivendo come enti locali, nel momento in cui stiamo passando attraverso i sistemi informatici al cosiddetto cloud, ci troviamo di fronte a una procedura sportello, cioè tutte le proposte progettuali che rispondono a quei minimi di partecipazione che vengono fissati all'interno del bando sono degne di essere non solo accettate, ma anche finanziate.
E quindi, come tale, non esiste un problema di creare una graduatoria quando piuttosto esclusivamente una valutazione sì o no se il progetto proposto è conforme a quelli che sono gli obiettivi che il bando si propone, che a sua volta sono quegli obiettivi che fanno riferimento al PNRR. Per esempio, ritornando ad un esempio pratico, nel passaggio al cloud di tutti i sistemi informativi ed informatici da parte delle amministrazioni pubbliche, il PNRR, ricordo, prevedeva quello che era un tagging informatico che andasse a informatizzare e a migliorare il processo digitale di tutta la nostra pubblica amministrazione. Investendo, ritenendo che il target da raggiungere fosse almeno il 95% delle pubbliche amministrazioni, come vedete in questo caso si tratta di una misura che è finanziata con oltre 6 miliardi, che si interfaccia con tutte le pubbliche amministrazioni, in questo caso addirittura del cloud, non parliamo solo degli enti locali, ma parliamo di regioni, parliamo di ASL, parliamo di scuole, parliamo di circa 20.000 soggetti pubblici e amministrazioni interessate a questo percorso, che dovranno nel tempo, nel periodo comunque sempre di approvazione di gestione del PNRR, quindi entro il 30 giugno 2026, traslocare armi e bagagli dalla gestione informatizzata attraverso server fisici ad una gestione informatizzata attraverso server diciamo virtuali, quali sono quelli che troviamo in rete in cloud, con tutta una serie di criticità che poi andremo a riaffrontare. L'esempio che vi sto facendo adesso è finalizzato anche ad anticipare alcune riflessioni che faremo quando andremo a vedere alcune disposizioni normative che in qualche modo abbiamo già analizzato la scorsa volta, ma che andremo a meglio circoscrivere, a perimetrare in questa occasione, perché interessano anche le modalità di rappresentazione contabile all'interno dei documenti di bilancio. La terza modalità, che è una modalità residuale, che riguarda naturalmente progetti mirati e già definiti all'interno addirittura del PNRR, può prevedere che certi progetti debbano essere finalizzati su un determinato territorio, ma su questo non mi soffermo più di tanto. Se da un lato abbiamo visto come l'amministrazione centrale, titolare degli interventi, e cioè il Ministero, possa essere, oltre che un soggetto responsabile della rendicontazione, anche un soggetto attuatore, andiamo a vedere il caso in cui invece, che è il caso nostro che ci riguarda, il soggetto attuatore di un determinato intervento previsto nel PNRR sia rappresentato da un comune o da un ente locale più in generale riconoscibile o riconosciuto dal decreto legge 77, quale soggetto abilitato a rivestire la carica, la figura di soggetto attuatore di una misura o più particolarmente più in particolare di un intervento del PNRR. E allora vediamo all'interno di questa attività di soggetto attuatore quali sono i ruoli, le competenze, le attività, anche alla luce di quei principi generali che abbiamo visto la scorsa volta. Gli enti locali, quando partecipano a un bando, assumono la responsabilità della gestione dei progetti sulla base dei criteri che sono definiti, lo ricordo, non solo nel PNRR, ma che sono ulteriormente precisati all'interno dei bandi che i singoli ministeri emanano. Ricordo che ciascun ministero, per chi di voi è un po' esperto di finanziamenti europei, emana un proprio SIGECO, e cioè un sistema di gestione e controllo che in qualche modo si rifà a quei principi generali che sono ricontenuti all'interno del regolamento comunitario 241 del 2021. E delle varie disposizioni normative che in work in progress si sono venute a definire nel corso dello scorso anno, ma comunque all'interno del bando possono essere previsti ulteriori elementi che quindi devono essere attentamente valutati, letti e analizzati da parte di ciascun ente, onde evitare di trovarsi in una situazione di criticità nel momento in cui si vengono a effettuare le domande di rendicontazione e determinate somme non venissero ad essere riconosciute. Quando sei soggetto attuatore diretto e quindi come tale anche beneficiario in qualche modo delle risorse, gli enti locali che cosa fanno? Accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi, e su questo abbiamo già detto,
ricevono di norma direttamente dal MEF le risorse. È vero che i fondi sono assegnati, l'abbiamo visto la scorsa volta, ai ministeri che provvedono poi a distribuirli secondo dei loro criteri a favore dei singoli soggetti attuatori. Ma ricordo anche che nell'ambito di una discrezionalità che viene riconosciuta dal sistema Regis, e anche qui se ci riflettete, al fine di evitare dei passaggi amministrativi che possano rallentare quel processo realizzativo, che è uno degli elementi portanti di tutta di tutto il PNRR, è anche previsto che il MEF possa direttamente, saltando quindi il passaggio con il singolo ministero, che a sua volta deve fare un nuovo atto amministrativo per riaffidare queste somme al soggetto attuatore, procedere direttamente all'erogazione delle somme attraverso, lo ricordo, la tesoreria unica agli enti locali, quindi versamenti nei conti di tesoreria. Salvo il caso di risorse che non sono già giacenti sui capitoli di bilancio dei ministeri, ma in questo caso parliamo di quelle quote che sono ricomprese all'interno del bilancio dello Stato di integrazione del PNRR, che vanno sotto il nome di PAC. Il prospetto è comunque che gli enti locali si devono preoccupare non solo di ricevere le risorse, di scriverle in bilancio, ma anche di dare attuazione nei tempi e nei modi previsti alla realizzazione del progetto che hanno proposto, e in questo ambito devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, di rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di quegli obiettivi intesi come traguardi e target e milestone previsti e associati a un progetto. Anche qui all'interno del bando vi segnalo solo che proprio di questi giorni l'uscita della circolare 41 del MEF, che trovate su internet, dove sono definite le modalità con le quali le amministrazioni titolari devono procedere alla rendicontazione delle spese al 31 dicembre. Vi ricordo che la scorsa volta ne parlammo, come esiste una rendicontazione periodica semestrale. Ormai con la scadenza del 31 dicembre è uscita la nuova circolare per la rendicontazione della terza tranche di finanziamenti nei confronti delle. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio di gestione dei lavori, però, l'ente locale non si deve limitare al monitoraggio della rendicontazione, ma nell'ambito della rendicontazione del controllo deve anche certificare, poi lo vedremo meglio, ma lo vedete ancora meglio la prossima volta con la dottoressa Ruspandini, il rispetto delle norme vigenti in merito alla modalità di gestione di risorse pubbliche, delle norme vigenti in merito di mancata frode al bilancio europeo, delle regole specifiche che sono invece state stabilite per il PNRR, e in queste ricordo, per intenderci, la più importante, cioè il principio del non arrecare danno all'ambiente. Infatti, l'ultima parte poi invece, scusate, non è infatti, devono prevedere e correggere eventuali irregolarità, e vi faccio presente che nel caso in cui fossero a conoscenza di eventuali irregolarità non sanabili, sono tenute anche attraverso un sistema sanzionatorio, anch'esso definito dal decreto legge 77, visto la scorsa volta, a restituire le risorse indebitamente utilizzate attraverso una restituzione diretta o in altri casi attraverso un prelevamento da altri fondi del PNRR o, se questi non fossero sufficienti, da altri fondi europei. In qualche modo, quindi, se volessimo in un percorso realizzativo verticale dare atto di quelle che sono le attività del soggetto attuatore, dovrebbe dare avvio alle attività di progetto finanziato, individuare le procedure di affidamento, garantire l'avanzamento fisico, finanziario, procedurale delle attività, assicurare in questo avanzamento fisico, finanziario e procedurale, il raggiungimento dei milestone e dei target per ogni semestre, predisporre, e adesso vedremo come, le domande di rimborso e di rendicontazione a chi? All'amministrazione centrale titolare, quindi al ministero che aveva emanato il bando, effettuare dei controlli amministrativi e contabili, che io direi di farli a tappeto,
inclusi quei controlli che riguardano il rispetto dei tagging climatico e informatico digitale, procedere alla chiusura dell'intervento nei tempi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 2026, al fine appunto di permettere la chiusura amministrativa definitiva del PNRR nel termine del 31 dicembre del 2026. Questa slide, secondo me, è una delle slide più interessanti perché ci permette di comprendere quello che è il circuito finanziario di un finanziamento, partendo naturalmente dai fondi della Commissione europea e spostandoci dall'alto in basso per quanto riguarda l'andamento dei flussi finanziari e poi dal basso verso l'alto per quanto riguarda invece l'andamento dei flussi rendicontativi finalizzati a ottenere i nuovi flussi finanziari. Se infatti ci soffermiamo un attimo nella lettura circolare di questo modello, vedete come la Commissione europea procede al versamento, l'abbiamo visto la scorsa volta, nel bilancio dello Stato, dei fondi relativi a ciascuna tranche di finanziamento, le 10 famose 10 tranche che a ogni 6 mesi la Commissione europea eroga a favore del bilancio dello Stato. Queste somme sono naturalmente ricomprese o prese in carico dal Servizio centrale per il PNRR, che a sua volta provvede a farle uscire dal bilancio dello Stato attraverso le cosiddette contabilità speciali ed ad assegnarle alle amministrazioni centrali titolari dei vari interventi del PNRR, secondo appunto le richieste di finanziamento che nella tranche precedente di rendicontazione erano state portate avanti. Naturalmente l'amministrazione centrale titolare dell'intervento in questo processo top-down provvede alla ripartizione o nel caso in cui si tratta della prima assegnazione nella selezione dei soggetti attuatori e qui a cui erogare queste risorse, mentre il comune, quale soggetto attuatore, si dovrà preoccupare di dar luogo alle procedure di gara per individuare il soggetto terzo affidatario dei lavori, delle forniture, dei servizi connessi al progetto e all'intervento di PNRR che stiamo in qualche modo analizzando. Se ci fate caso in questo percorso, che è quello che già avevamo visto la scorsa volta, dall'alto verso il basso, noi assistiamo ai diversi passaggi. PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato, PNRR presso i vari ministeri, PNRR presso i comuni, delle somme che la Commissione europea si è impegnata ad erogare per stati d'avanzamento dei lavori. Qual è il presupposto affinché la Commissione europea proceda al versamento dello step successivo? È che così come si è realizzato il percorso dall'alto in basso, come vedete, si realizzi il percorso dal basso verso l'alto e quindi l'impresa affidataria dei lavori dovrà rimettere quelle che sono le fatture misuranti lo stato d'avanzamento dei lavori per singolo SAL e generalmente a questo percorso di rendicontazione finanziaria si associa anche un percorso di rendicontazione che è finalizzato a misurare milestone e target qualora fossero previsti addirittura a livello di singolo intervento. È proprio questo insieme di informazioni che caratterizzano da un lato il target e le milestone procedurali e quantitativi e dall'altro dei target finanziari, quando appunto l'avanzamento finanziario si realizza la prima attività che i comuni dovranno realizzare all'interno di Regis, e cioè quell'attività finalizzata ad inserire all'interno del sistema informativo Regis tutte quelle informazioni e quei documenti che misurano da un lato attraverso appunto l'immissione della fattura elettronica la spesa sostenuta, ma dall'altro che evidenzino anche, lo vedete qui rappresentato, una serie di controlli positivi che sono i controlli ordinari di carattere amministrativo riconducibili alle norme ordinarie che abbiamo visto per quanto riguarda il PNRR, sono applicabili all'interno degli enti locali, ma a fianco a questi controlli di carattere ordinario troviamo anche altri controlli, quando appunto il controllo previsto sul Do Not Significant Harm con un'apposita checklist e quindi con un apposito flag da dover dichiarare
da parte del responsabile del PNRR dell'ente locale, dello stato d'avanzamento, anche in questo senso dei lavori. Il rispetto, qualora fosse già definito addirittura così a livello basso, anche del 100% della milestone e dei target realizzati. E solo quando io ho inserito all'interno del Regis tutte queste informazioni, in quel momento posso realizzare o posso sviluppare, posso compilare, perché in realtà io non compilo nulla, il sistema Regis che in automatico mi crea una domanda di rimborso. E me la trasferisce al livello superiore che, come abbiamo visto, è rappresentata dall'amministrazione centrale, titolare dell'intervento del PNRR, che come tale aveva appunto avviato il percorso realizzativo. Attraverso anche l'amministrazione centrale è tenuta nell'ambito delle sue attività a svolgere un controllo a campione sulla valutazione del rischio finanziario e invece per il 100% sullo stato di avanzamento dei milestone e target, è evidente che l'analisi che viene condotta a livello centrale è un'analisi di più ampio respiro, perché naturalmente si tratta di andare a consolidare tutti gli interventi che fanno capo ad una misura e un programma al fine di verificarne l'avanzamento del milestone e dei target. E solo quando ha sviluppato un insieme di queste informazioni, l'insieme di tutte queste informazioni, il sistema gli darà l'ok per andare anche a generare una domanda di pagamento che, come vedete, viene trasferita a livello superiore, rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il servizio centrale di PNRR, che quindi consolida a livello centrale tutte le domande di pagamento che mi provengono dalle varie amministrazioni titolari degli interventi della PNRR. E guardate, anche qui viene fatta una valutazione del rischio a campione, quindi vengono campionate alcune delle richieste di pagamento e su questi viene effettuata una valutazione del rischio per vedere appunto il rispetto dei criteri amministrativi, contabili e finanziari. Viene effettuato un controllo del 100% del milestone e dei target connessi a quello stato d'avanzamento, a quella tranche di finanziamento che deve essere richiesto, e a quel punto, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento europeo 241 del 2021, viene generata la domanda di rimborso o di pagamento a favore della Commissione europea. Come vedete, a questo punto il ciclo si chiude perché la Commissione europea anch'essa farà i suoi controlli, attraverso l'utilizzo anche di un audit europeo che generalmente viene inviato presso i soggetti titolari degli interventi del PNRR, ma vi ricordo che un audit esiste, un'attività di audit può essere portata avanti in aggiunta a quelle che fanno i singoli ministeri o che farà la Ragioneria Generale dello Stato, anche da parte dell'audit, di quella unità di audit che è stata costituita presso la Ragioneria Generale dello Stato, con la funzione appunto di ausilio o di controllo ulteriore ad un sistema abbastanza complesso, visto anche le ricadute in termini finanziari che si potrebbero determinare nel caso in cui milestone o target o aspetti finanziari non fossero rispettati secondo quanto previsto dal regolamento europeo 241 del 2021. Quindi, in qualche modo, questa slide mette in evidenza dall'alto verso il basso il contenuto, e sulla sinistra della slide il contenuto del percorso dei flussi finanziari che vengono erogati periodicamente a favore del soggetto attuatore. Invece, nella parte destra, dal basso verso l'alto, il percorso di rendicontazione delle singole unità realizzative, che a loro volta verso l'alto vengono riaggregate e consolidate per dar luogo alla richiesta di quei famosi 24 miliardi circa, divisi a loro volta tra la quota sovvenzioni e la quota invece mutui, che la Commissione europea si è impegnata con la sottoscrizione dell'accordo con lo Stato italiano dopo l'approvazione del PNRR a livello della Commissione europea a erogare semestralmente. In questo contesto, quindi, i soggetti attuatori, oltre al rispetto, devono dare atto, ed è un aspetto di non poco conto, di tutti quei principi che abbiamo visto la scorsa volta essere principi alla base del PNRR.
e cioè il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, il principio di raggiungere quell'obiettivo climatico, il cosiddetto tagging climatico, nel caso in cui specifici interventi sono da ricomprendere all'interno di interventi che a loro volta erano interventi che per loro natura dovevano dare luogo ad un miglioramento climatico. Ricordo che il PNRR non si limita a prevedere attraverso questi finanziamenti un mantenimento dello status quo, ma addirittura richiede un miglioramento ambientale e climatico che viene misurato nella misura del cosiddetto 37% del tagging ambientale. L'obbligo di conseguimento delle milestone e del tagging, l'obbligo di verifica del doppio finanziamento, dell'assenza di doppio finanziamento, la verifica sull'ammissibilità dei costi, di cui parlerete poi anche la prossima volta, l'obbligo in materia di comunicazione e informazione, di tutte quelle informazioni che deve essere effettuato con l'emblema dell'Unione Europea. Questi sono, diciamo, i principi di carattere generale che periodicamente noi siamo tenuti a certificare. A fianco a queste disposizioni o a queste verifiche di livello generale si affiancano poi alcune verifiche di carattere specifico che sono riconducibili fondamentalmente all'acquisizione del CUP, che ricordo adesso andremo a vedere, è obbligatorio per tutti gli interventi del PNRR. L'obbligo di comunicazione e di pubblicità del progetto che viene richiesto, ne abbiamo già parlato come ultimo punto della parte alta della slide, l'obbligo di trasmissione di dati ai fini audit e del controllo attraverso il cosiddetto sistema REGIS. Prima di andare quindi a vedere un po' gli aspetti finanziari, andiamo a vedere comunque quegli aspetti amministrativi che costituiscono un corollario indispensabile per poi produrre correttamente gli atti amministrativi anche di natura contabile. Tra questi certamente il CUP. Ricordo per chi non fosse un esperto della materia, come il CUP non è altro che l'acronimo che vuol dire codice unico di progetto ed è quel codice che fondamentalmente che cosa fa? Identifica un progetto di investimento pubblico. Però, è bene precisarlo, questo concetto di progetto di investimento pubblico prescinde dalla natura di spesa corrente e di spesa di investimento, ma è invece appunto quella tipologia di spesa che può essere ricondotta ad un concetto che dovrà essere comunque esplicitato. Il CUP come tale è lo strumento cardine, un codice, un acronimo che mi permette di individuare in maniera univoca una determinata attività realizzativa e di sviluppo che l'ente locale, ma in generale una qualsiasi pubblica amministrazione sta facendo e portando avanti, e come tale viene monitorato attraverso il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. Il CUP è un codice che in sé riassume una serie di informazioni che sono facilmente recuperabili, che riguardano la descrizione testuale di ciò che si sta facendo, il costo programmato, l'amministrazione che è titolare del progetto, dove viene localizzato quel determinato investimento, il settore di investimento e le determinate finalità. Tenete conto che la legge istitutiva del CUP stabilisce che ciascun progetto di investimento deve essere associato un CUP. L'assenza del CUP, tra l'altro, determina la nullità di tutti gli atti che vengono posti in essere. Il CUP è un codice che identifica il progetto di investimento. La normativa vale solo per le amministrazioni, gli enti e le società che operano in Italia e la sua richiesta è obbligatoria per tutte quelle che sono definite spese di sviluppo. E all'interno del concetto di spesa di sviluppo, che ripeto, non necessariamente si riconduce ed è riconducibile in maniera diretta alle spese di investimento, vi rientrano tutti quei progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate direttamente o indirettamente, quindi da capitale pubblico, quelli realizzati per operazioni di finanza pubblica o quelli che coinvolgono il patrimonio pubblico. Ma quello che mi interessa più ricordarvi, come fondamentalmente al concetto di spesa di sviluppo possono coesistere lavori pubblici, incentivi, contributi a favore di soggetti privati, acquisto o realizzazioni di servizio, acquisti di beni, sottoscrizione anche di spin-off e quindi di capitali sociali di nuove aziende che si vanno a realizzare.
Il codice di per sé, e lo vedete qui rappresentato in un esempio, è un codice di 15 cifre ed è rilasciato quando, nei momenti, quando l'ente locale ne faccia richiesta, in momenti separati a seconda della natura della spesa. Tutta questa analisi, però, che vi ho cercato di riassumere in due slide, trova una semplificazione nell'ambito degli interventi del PNRR. Perché? Perché gli interventi del PNRR, come tutti gli interventi che sono finanziati in tutto o in parte con fondi comunitari, prevedono, ai sensi della norma vigente, comunque la richiesta del CUP. Ne consegue quindi che tutti gli interventi singoli che le pubbliche amministrazioni, in qualità di soggetti attuatori, porranno in essere nell'ambito del quadro di finanziamento del PNRR, devono avere un loro specifico CUP di riferimento. Questo CUP di riferimento confluirà all'interno di due banche dati previste all'interno del sistema CUP, che è l'anagrafe dei progetti e l'anagrafe dei soggetti. L'anagrafe dei progetti, abbiamo visto, è l'insieme di tutti quegli investimenti pubblici in corso di realizzazione. L'anagrafe dei soggetti è l'insieme di tutti quei soggetti responsabili della realizzazione di determinate attività CUP. Quando devo richiedere il CUP a questo punto, visto che all'interno del PNRR noi dobbiamo comunque richiedere il CUP, la domanda che ci dobbiamo porre è quando dobbiamo richiedere? E qui ritorniamo alla distinzione tra lavori pubblici. Ricordo che il concetto di lavoro pubblico è definito all'interno del decreto legislativo 50, lo era prima, all'interno della Merloni e poi in tutte le il codice dei contratti e tutte le varie norme che si sono succedute. I lavori pubblici, l'emissione della richiesta di CUP deve essere effettuata entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione. Quindi, di fatto, nel momento in cui il soggetto terzo ente locale ottiene l'adesione ad un determinato avviso pubblico e quindi il riconoscimento di un titolo di credito per il finanziamento di una determinata progettualità, prima di ottenere il finanziamento, necessita comunque della comunicazione che dovrà fare attraverso la BIDA per le varie banche dati, ma in questo caso vedremo attraverso il Regis, al singolo ministero per ottenere il finanziamento. Nel caso in cui non si tratti di un lavoro pubblico, ma si tratti di un aiuto o di tutte quelle altre forme di intervento, la richiesta del CUP deve essere fatta entro la fase o il momento in cui il soggetto erogatore di risorse, in questo caso abbiamo visto rappresentato dall'amministrazione titolare delle risorse, provvede all'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento. Abbiamo già detto come il CUP è un'informazione che non si limita ad essere inserita in una banca dati, ma deve essere ripetuto in qualsiasi documento amministrativo, contabile, sia di natura cartacea sia di natura informatica. Perché? Perché appunto attraverso il bagaglio informativo che questo codice a 15 cifre contiene, non riusciamo comunque ad avere un'indicazione di quella che è l'opera o il progetto di investimento pubblico che stiamo in qualche modo realizzando. Quindi, a fianco abbiamo detto a quei principi di carattere generali, i famosi pilastri del PNRR, andiamo nello specifico e nell'attuazione della singola opera o del singolo investimento pubblico. Il primo aspetto che ricordo a tutti deve essere ben chiaro è che qualsiasi investimento pubblico, ricompreso all'interno del PNRR, è comunque da ricondurre ad un apposito CUP che dovrà essere chiesto nei modi e nei termini di cui vi ho detto nelle slide precedenti. A fianco a questo aspetto, diciamo, di carattere tecnico-amministrativo, vi è un secondo obbligo, che è l'obbligo, ne avevamo già parlato prima, di comunicazione, di pubblicità, che tra l'altro non è un elemento nuovo, perché chiunque di voi frequenti, abbia contezza, conoscenza dei fondi comunitari, può facilmente ricordare come tra gli obblighi che generalmente viene chiesto al soggetto realizzatore di un'opera, di un investimento, di un pubblico finanziato ad esempio con i fondi SIE, vi sia anche l'obbligo di comunicazione della natura della provenienza del fondo di finanziamento.
E cioè, in analogia a quanto avviene con i fondi comunitari, nel PNRR vi è l'obbligo da parte delle amministrazioni realizzatrici del progetto di dare comunicazione, di dare evidenza attraverso cartelli, attraverso informazioni contenute nelle varie comunicazioni, documentazioni, anche di carattere amministrativo, e del sostegno che è stato ricevuto da parte dell'Unione Europea attraverso la cosiddetta Next Generation EU ed in particolare attraverso il fondo. Che poi Next Generation si esplicita attraverso il cosiddetto fondo di ripresa e resilienza. Come lo faccio questo? Attraverso almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea e, come possibile, dice la norma, attraverso l'iniziativa, il riferimento all'iniziativa Next Generation EU. Nello specifico, come già conosciamo all'interno dei fondi strutturali, questa comunicazione, pubblicità della presenza di fondi europei, in questo caso di fondi del PNRR, è disciplinata in maniera, a mio parere, anche troppo, diciamo, maniacale da parte del legislatore europeo, perché bisogna mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'Unione Europea. Con un'apposita dichiarazione, dice la norma, di finanziamento che reciti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Poi, per garantire che i destinatari finali del finanziamento da parte del PNRR siano in grado di riconoscere l'origine e la visibilità del finanziamento, sia anche compreso il riferimento alla missione, al componente e all'investimento e subinvestimento di cui abbiamo parlato la scorsa volta, ricompreso all'interno del PNR. Se il logo dell'Unione Europea viene mostrato in associazione con un altro logo, primo fra tutti quello dello Stato italiano, quello del Comune o di uno qualsiasi altro logo che va in qualche modo a identificare quella determinata attività riconducibile a fondi, a progetti che poi hanno fondi nel PNR, l'emblema dell'Unione Europea, dice la norma, deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. Quindi vedete quale attenzione dobbiamo porre a questo aspetto, che è un aspetto formale, ma vi posso garantire che ho effettuato l'attività di audit presso la Regione Abruzzo per un certo periodo di tempo. Questa formalità ha un valore sostanziale anche nei confronti dell'Unione Europea e anche nei confronti di eventuali controlli che l'audit europeo potesse venire a svolgere. L'emblema dell'Unione Europea, dice ancora, deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con elementi particolari che non siano quelli ufficiali. Oltre all'emblema, nessun altro elemento logo può essere utilizzato per visualizzare il sostegno dell'Unione Europea. E vedete come questa maniacale comunicazione o richiesta di comunicazione trovi addirittura una specifica identificazione nei loghi e nelle modalità di rappresentarli, perché se voi andate sul sito HTTPS, questo che trovate qui riportato in basso, vedete come sia possibile scaricare il logo finanziato dall'Unione Europea con l'indicazione appunto Next Generation EU e come deve essere a fianco riportato il logo dell'amministrazione, in questo caso a titolo di esempio è riportato il logo dello Stato italiano. Nel caso in cui addirittura oltre al logo dell'Unione Europea, dello Stato italiano, vi fosse anche un eventuale logo di progetto, questo deve essere posto sulla destra con una dimensione pari a quella degli altri due, proprio in ottemperanza a quegli obblighi di comunicazione e pubblicità di cui vi ho cercato di dare evidenza all'interno delle slide che ho proiettato. Ultimo aspetto che vi segnalo, se del caso, dice la norma, bisogna utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, i punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea e della Commissione Europea. Nell'Unione Europea e nella Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi. Quindi, in qualche modo, anche qui trovate una sintesi di tutto un percorso rappresentativo, in questo caso della pubblicità e del riferimento al Next Generation EU, che per chi di voi è esperto o ha gestito, in qualche modo ha vissuto precedenti esperienze in fondi europei, sono cose ben note, ma che certamente per chi di voi per la prima volta si affaccia
a questa esperienza rappresentativa, comunicativa, realizzativa, trova sicuramente abbastanza inusuale o abbastanza inusuale tutta questa attenzione che comunque l'Unione Europea ha sempre posto su questo aspetto. Il terzo elemento che qualifica in qualche modo un'attenzione, un controllo da parte dell'ente locale quale soggetto attuatore nell'ambito di quell'attività realizzativa, prima di andare ad affrontare gli aspetti contabili, è l'obbligo di trasmissione dei dati. Si tratta infatti di quell'obbligo che per la prima volta viene statuito anche dal legislatore italiano con la legge di bilancio per il 2021, che ricordo anticipa addirittura il regolamento europeo, ma che fondamentalmente si sostanzia nell'obbligo da parte di tutti i soggetti attuatori di realizzare un percorso rendicontativo delle attività poste in essere esclusivamente utilizzando un'apposita piattaforma informatica di carattere ministeriale che nell'ambito del nostro sistema amministrativo nazionale è stata denominata REGIS, tra l'altro il termine REGIS lo ritrovate appunto nella legge di bilancio 2021, quindi non si tratta neanche di una definizione data estemporaneamente, ma è un termine di legge e che in qualche modo non fa altro che declinare i contenuti dell'articolo 22 del regolamento 241 del 2021. Ricordo, il regolamento 241 è quel regolamento appositamente approvato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo riguardante le modalità di la costituzione e le modalità di erogazione delle somme legate al Fondo Ripresa e Resilienza, che poi all'interno degli stati hanno assunto la denominazione, le caratteristiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo 22 del regolamento europeo infatti prevede che ai fini dell'audit, del controllo e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti, tutti gli stati devono raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati nonché garantire il loro accesso. E quali sono queste categorie? Il nome del destinatario finale dei fondi, il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, il nome, il cognome, la data di nascita del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore ai sensi del regolamento della direttiva 849 del 2015, un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e resilienza. Quindi, in qualche modo, questa esigenza informativa che Regis, come vedrete la prossima volta con la dottoressa Rospandini, richiede in maniera fortemente analitica, è figlia di un principio di carattere generale ribadito nell'articolo 22 del regolamento comunitario istitutivo dei fondi per la ripresa e resilienza. Con questo io chiudo questo primo aspetto di carattere amministrativo e vorrei traslare la vostra attenzione invece su come all'interno dei documenti di bilancio vengono a trovare rappresentazione i progetti che una amministrazione ha richiesto di realizzare nell'ambito del PNRR, quindi ottenendo un finanziamento PNRR. Prima di fare questo, però, un ulteriore elemento di distinzione. Anche qui nulla di nuovo per chi conosce i fondi europei, perché ci troviamo di fronte a quella che è una distinzione tra progetti nati con il PNRR rispetto a progetti che precedono l'approvazione del PNRR, ma che comunque possono essere ricompresi nel PNRR. Per chi di voi è pratico, ancora una volta, dei fondi SIE, staremmo parlando dei cosiddetti retrospettivi. Una volta si chiamavano così, oggi all'interno del regolamento comunitario 241 assumono la denominazione di progetti non nativi. Come dice già il termine, i progetti non nativi sono dei progetti nati, addirittura possono essere anche completati prima dell'approvazione del regolamento europeo, che comunque lo stesso regolamento europeo all'articolo 17, paragrafo 2, riconosce come
progetti che possono essere ricompresi all'interno della rendicontazione e come tale essere oggetto anche di finanziamento da parte del PNRR. Se ci leggiamo infatti l'articolo 17, comma 2, paragrafo 2, si dice all'interno del regolamento 241, vedete come le misure, dice la normativa europea, avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020, sono ammissibili all'interno quindi del PNRR. Naturalmente, perché siano ammissibili, dovevano essere ricomprese. Adesso ci arriviamo all'interno del PNRR che è stato presentato da parte dell'Italia, ve lo ricordo, il 30 aprile del 2021 a Bruxelles. Quindi, diciamo, le misure avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Quindi, in qualche modo, il legislatore europeo, fin dalla nascita del regolamento, aveva dato la possibilità agli Stati membri, nell'ambito di quella loro attività di progettazione e quindi di definizione del PNRR nazionale, di poter considerare quali ammissibili alla spesa e quindi riconoscibili da un punto di vista del finanziamento, non solo quei progetti che venivano a realizzarsi a decorrere dalla data di approvazione del regolamento europeo, che ricordo è di febbraio del 2021, ma addirittura un anno prima, dal 1 febbraio 2020. Questo aspetto viene poi ripreso anche all'interno della legislazione, della prassi nazionale. Infatti, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la numero 29 del 2002, nell'ambito del manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, precisa che anche questi progetti, e cioè quelli cosiddetti non nativi, devono sottostare alle stesse regole e procedure previste per gli interventi, tra virgolette, nati all'insegna del piano. È evidente che un'attività che ormai penso molti di voi hanno già posto in essere, ma comunque che deve essere posta in essere, è una ricognizione di tutti quei lavori che, o quegli interventi di spesa che comunque sono riconducibili alla categoria dei progetti non nativi e come tali oggetto di rimborso da parte della Commissione europea. Come faccio però a individuare quali sono i progetti avviati prima del PNRR che sono stati ricondotti all'interno del PNRR stesso? Anche qui, lo ricordo, la discrezionalità di inserire un determinato progetto all'interno del PNRR o meno, è una discrezionalità che non è riconducibile al singolo ente locale, ma è riconducibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze in generale, al programma così come era stato previsto ed approvato a livello europeo. Se vi andate a guardare il decreto 6 agosto 2021 del MEF, ricordo è quel decreto a mio parere importantissimo, perché declina non solo tutti gli interventi previsti nel PNRR, ma li assegna anche alla titolarità dei vari ministeri, ha espresso o ha approvato in quel decreto, ritrovate anche l'elenco dei progetti e delle relative risorse confluite nel PNRR, distinguendo proprio in questo contesto tra progetti già in essere, che quindi sarebbero quelli non nativi, dai nuovi progetti che invece nascono nell'ambito del quadro normativo disciplinato dal Regolamento europeo 241 del 2021. Proprio questo elenco, a mio parere, rappresenta per gli enti locali il punto di partenza di discrimine tra la natura di un progetto non nativo da ricomprendere all'interno del PNR. Vi ricordo comunque che per i progetti non nativi ricompresi dal PNRR sono intervenute varie circolari, in particolare quelle del Ministero dell'Interno è quello che ne ha gestiti di più. Tra i progetti non nativi possiamo sicuramente ricomprendere i contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibili che erano previste nella legge di bilancio 160-2019, cioè quelli per la legge di bilancio 2020, che sono stati appunto assegnati dal 2020. I contributi per la messa in sicurezza di edifici del territorio previsti dalla legge 145 del 2018, mi riferisco per intenderci alla legge di bilancio per il 2019, i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
così come previsti dall'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 160 del 2019, sembra legge di bilancio per il 2020. Il programma PINQUA, cioè quello innovativo nazionale per la qualità dell'abitare previsto dal articolo 1, comma 437 della legge di bilancio 2020, la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina prevista dalla legge 205 del 2018, la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti sulla base del decreto del MIUR 343 del 2021. Questa è una prima classificazione già sufficientemente esaustiva di quelli che sono i finanziamenti che sono riconducibili ai cosiddetti progetti non nativi e come tali, però finanziabili dal PNRR. Come comportarsi di fronte a progetti non nativi? Abbiamo già visto come, proprio nella definizione dei progetti non nativi, il legislatore europeo precisava che fossero non nativi tutti quei progetti, comunque da ricomprendere, abbiamo detto all'interno del PNRR che lo Stato presentava, ma che avessero requisiti tali, e quindi ritorniamo a non arrecare danno all'ambiente, a non avere un doppio finanziamento, a non avere altri, eccetera, eccetera, presentassero le caratteristiche appunto di un progetto nativo. Dal regolamento, dal manuale allegato alla circolare 29, scusate, non è 26, la ragioneria precisa che non è necessario riapprovare eventuali rendiconti già chiusi, ma gli enti, nel caso in cui ci troviamo di fronte a un progetto non nativo che è già avviato e addirittura è concluso, potranno limitarsi a prendere atto dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel PNRR, e questo lo possono fare con una delibera di giunta, procedere alla perimetrazione e rideterminazione dei capitoli di entrata e di spesa con indicazione del CUP, intervento, missione e componente, procedere all'istituzione eventualmente di nuovi capitoli di entrata di spesa nel caso in cui i capitoli preesistenti non fossero dei capitoli univoci per singolo CUP, così come richiesto dalla normativa per il PNRR, procedere alle eventuali variazioni dei capitoli in modo da allocare correttamente le risorse che non fossero ancora state spese nell'ambito di un progetto che abbiamo detto era non nativo ma riconducibile al PNRR. Quindi, nel caso in cui il progetto fosse addirittura stato concluso e rendicontato, è sufficiente una deliberazione giuntale con la quale si viene a dare atto appunto di come quella spesa è già stata sostenuta con la rendicontazione delle spese, e quindi tutto quell'insieme di informazioni vengono traslate all'interno del sistema Regis per essere solo rendicontate, inserendo appunto questa delibera di giunta che dà atto di questo inserimento all'interno del progetto del PNRR, nel caso in cui invece ci troviamo di fronte a progetti non nativi per i quali si siano avviate le procedure realizzative, ma non si siano concluse e quindi con esse non si siano conclusi neanche i movimenti contabili, per gli esercizi 2022 e successivi è opportuno andare a istituire dei nuovi capitoli, nel caso l'abbiamo visto nella slide precedente. Questi non fossero univoci, nel caso in cui fossero univoci è comunque necessario andarli a perimetrare all'interno di quel sistema informativo che abbiamo sperimentato la prima volta col Covid, che ci permette di andare a creare un microaggregato di capitoli di entrate e di spesa riconducibili al PNRR ed eventualmente su questi nuovi capitoli spostare non solo gli accertamenti e gli impegni, ma anche eventuali reversali e mandati di pagamento fatti nell'anno del 2022, quindi che sono ancora modificabili perché non abbiamo un rendiconto approvato. In questo modo, almeno per la spesa che non è stata ancora sostenuta, sarà possibile procedere ad una loro rendicontazione nel rispetto di quei principi, abbiamo visto, richiesti dalla normativa europea e analizzata in precedenza. Con questo io chiudo proprio la parte iniziale del mio intervento. Abbiamo cercato in qualche modo di analizzare quali sono le competenze dell'ente locale, quale soggetto attuatore. Abbiamo visto la distinzione che c'è e le attività che deve porre il soggetto attuatore. Abbiamo visto come il soggetto attuatore in realtà può farsi carico all'interno della sua rendicontazione anche di progetti non nativi, purché questi progetti erano ricompresi nel PNRR e quindi nella programmazione che lo Stato italiano ha fatto a livello europeo,
andiamo adesso a vederci come queste informazioni, invece di natura contabile, debbano trovare indicazione all'interno del bilancio di un ente locale. Brevissimamente, anche per fare il punto di quello che avevamo detto la scorsa volta, ma anche per coloro che non avessero partecipato, per avere un'idea di quali sono le principali disposizioni introdotte per il PNRR, ricordo, dal punto di vista naturalmente contabile, ricordo come il legislatore, nell'ambito di una scelta, diciamo, di campo, una scelta strategica per accelerare, che ricordo il principale tema del PNRR, la realizzazione degli interventi del PNRR, vista la limitatezza temporale attraverso il quale il programma del PNRR deve essere completato, aveva introdotto una serie di disposizioni semplificative della rappresentazione contabile dei fatti aziendali che fondamentalmente evitassero una interruzione dei procedimenti di spesa e con esso anche quindi dei procedimenti realizzativi, in particolar modo nel trasferimento, nel passaggio da un esercizio a quello successivo, che è uno dei momenti in cui l'attività gestionale degli enti locali rallenta e quella degli investimenti in alcuni casi addirittura si ferma proprio in assenza del nuovo bilancio, visto i ritardi che generalmente i comuni hanno nell'approvazione del bilancio di previsione anche a seguito dei rinvii previsti da normativa vigente. Non ultima, in questi giorni si sta discutendo, anzi mi sembra che proprio oggi ci sia stata la conferenza Stato-Città per chiedere al governo lo spostamento al 31 marzo del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023. Quali sono le principali norme? La prima è quella contenuta già nell'articolo 15 del decreto 77 e che poi è riproposta interamente nel decreto ministeriale 11 ottobre 2021. Ricordo che il decreto 11 ottobre 2021 è il decreto che disciplina il circuito finanziario degli enti locali, in qualche modo in quella slide iniziale che abbiamo visto, disciplina il percorso delle risorse dall'Unione Europea allo bilancio dello Stato, al bilancio dei singoli ministeri, al bilancio degli enti locali. Nell'ambito di questo, in questi articoli si precisa come uno degli aspetti, diciamo, obbligatori da applicare anche al fine di facilitare un percorso di controllo da parte di soggetti terzi è l'individuazione di specifici capitoli di entrata e di spesa per gestire le somme trasferite agli enti per la realizzazione di interventi compresi nel PNRR. La seconda disposizione, che certamente dovremmo richiamare, anch'essa contenuta nel decreto ministeriale 11 ottobre 2021, all'articolo 3, è quella che prevede, anche qui ripetendo quanto già era stato disciplinato nel decreto legge 77, nell'articolo 15, la deroga prevista all'applicazione dei limiti dell'articolo 1, comma 897 e 98 della legge 145. Per chi di voi non ricordasse il contenuto di questa norma, si ricorda che si tratta di quella disposizione che esclude, come aveva fatto per i fondi Covid, dalle limitazioni di riapplicazione dell'avanzo vincolato le somme del PNRR anche da parte di quegli enti che dovessero trovarsi in una situazione di risultato di amministrazione di cui alla lettera A del risultato stesso del rendiconto negativa. La terza disposizione che voglio a tutti ricordare sono le modalità semplificate, poi ne tratteremo ancora meglio quando andremo ad analizzare gli accertamenti, di accertamento delle entrate, in particolar modo nei confronti di quei casi, quale appunto lo stato in cui il principio di competenza finanziario potenziato non si è applicato, si è applicato in maniera differente. E quindi in questo caso la normativa, ribadita anche dal decreto ministeriale 11 ottobre 2021, prevede fondamentalmente che l'accertamento dell'entrata possa avvenire in deroga ai principi generali nel momento in cui si ha contezza dell'avvenuta assegnazione delle risorse da parte del soggetto titolare, quindi nel decreto di trasferimento. Infine, un'ultima norma importante che dovremo andare ad analizzare, lo vedremo quando appunto andremo ad analizzare le modalità operative, è quella dell'applicazione dell'avanzo presunto, cioè in esercizio provvisorio o addirittura in gestione provvisoria, ma si tratta di un'ipotesi rarissima,
per gli anni dal 2021 al 2026 gli enti locali sono autorizzati, ai sensi anche qui dell'articolo 15 del decreto 77, a iscrivere i finanziamenti del PNRR nel bilancio di previsione futuro, quindi in esercizio provvisorio, in deroga alle disposizioni sul programma triennale dei lavori pubblici e a quelli appunto sul bilancio. Ricordo che uno dei limiti applicativi, attuativi dell'esercizio provvisorio è appunto quello di dar luogo all'approvazione e realizzazione di opere pubbliche, perché siamo in assenza di un programma triennale che viene approvato dal Consiglio insieme o contestualmente, dice la norma, al bilancio, e quindi man mano che ci allontaniamo dal 1 gennaio si crea di fatto per le nuove opere una situazione di dicrasia temporale o di rallentamento nella realizzazione dell'opera, legata appunto al fatto che io non ho ancora lo strumento programmatorio che mi permette a quel punto di dare attuazione alle procedure realizzative di un investimento, in questo caso di un'opera pubblica. Questo elemento, che tra l'altro è uno degli elementi che renderebbe più difficile il rispetto del termine del 2026 per la chiusura delle opere pubbliche, viene in qualche modo superato da una norma speciale, quale appunto l'applicazione dell'avanzo presunto, oppure delle variazioni in esercizio provvisorio, che in qualche modo semplificano questo percorso. Fatta questa breve rassegna delle principali disposizioni, andiamoci a vedere quali sono gli interventi del PNRR sui documenti di bilancio. Però, visto che sono le 4, io sarei dell'ipotesi, visto che si tratta di un nuovo argomento, che diciamo è la seconda parte dell'intervento di oggi, io mi fermerei 10 minuti, vedo Massimo in linea, se lui è d'accordo, in questa fase, in modo tale da non interrompere tra 5 minuti il ragionamento che avvieremo a questo punto alle 4:10, quando riprenderemo questo nostro intervento. Direi alle 4:05. Alle 4:05, tu che ore fai? No, Io sono, faccio, diventano diciamo. quasi 20 minuti, diciamo. No, no, ma perché, che ore sono? Allora ho sbagliato io. C'hai un orologio che ti va avanti, sono le E 15:52. allora aspetto, vado avanti io qualche minuto così. No, 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 è vero, no, no, sono le 5. vabbè, dai, fermiamoci adesso, alle 4:05 riprendiamo, dai. Facciamo la Va pausa. bene, va Ok? bene. Ok, ciao, grazie. Vado.
Mi senti? Ecco. Mi ricondividi, scusami, Massimo. Non ti sento. Allora, sei già condiviso, almeno mi risulta. C'è la miseria. Esci e rientra. Non esci e rientra tu, esci dalla condivisione. Non me lo fa fa. Ti tolgo, aspetta, ti tolgo la cosa di relatore e ti. Così. Ti disconnetto e ti riconnetto. Assegna il ruolo di relatore. Ok. Te l'ho riassegnato, ricondivido. Massimo, c'ho problemi. Mo sarei bloccato un'altra volta. Sto sul computer principale, quindi. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta. No. Finestra non mi fa niente, non mi fa condividere. Aspetta un attimo, annulla, condividi lo schermo. Finestra, eccolo qua. Ok, pare che andrà. Sì, ci sei. Ci Allora, sei. ok, Ricomincia. riprendo. Guardiamoci un attimo a questo punto quali sono gli aspetti da analizzare con riferimento all'iscrizione nei documenti di programmazione. Il PNRR fondamentalmente influenza alcuni documenti di programmazione e mi riferisco al DUP. E all'interno del DUP, al programma triennale dei lavori pubblici, al programma biennale degli acquisti, al programma di valorizzazione ed alienazione dei beni immobili. In realtà ha una forte influenza anche, a mio parere, sull'organizzazione dell'ente e quindi anche sul PAO, che per la prima volta gli enti saranno chiamati a predisporre entro il 31 di gennaio dell'anno prossimo. Io partirei proprio dagli interventi di organizzazione comunale che possono essere utili per una corretta realizzazione del PNRR. Per fare questo vi richiamo fondamentalmente alcune disposizioni che abbiamo visto la scorsa volta con riferimento alla governance statale del PNRR, pensando appunto ad una loro declinazione anche in ambito degli enti locali. Ogni ente locale attuatore di una o più misure previste dal PNRR dovrebbe, a mio parere, rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo una logica di governance che fondamentalmente ricalchi quello che già è l'analisi organizzativa che il Ministero, il Governo ha fatto quando ha fatto il decreto legge 77-2021, andando a definire le principali centri di responsabilità e gestionali del PNRR. E così, declinando questi aspetti, io potrei immaginare, attraverso una modifica del mio regolamento di organizzazione, o attraverso quelli che è un atto consiliare che va a disciplinare la creazione di una unità di missione ad hoc proprio per la gestione del PNRR, una cabina di regia che, in analogia a quanto avviene a livello ministeriale con la presidenza del Consiglio dei Ministri, abbia una funzione di coordinamento tecnico-politico.
ed è costituita principalmente dal sindaco e gli assessori competenti per materie, e se tra i suoi compiti si potrebbe immaginare anche una trasmissione al Consiglio di una relazione sullo stato di attuazione del piano assegnato al singolo comune con cadenza semestrale. La cabina di regia dovrebbe essere sostenuta, affiancata da una segreteria tecnica in cui far rientrare sicuramente il coordinamento del segretario comunale, o se non si vuole fare il segretario comunale, di un'apposita attività o struttura apicale che si occupi di questo aspetto, che avrebbe tra i suoi compiti quello di elaborare rapporti informativi utili alla cabina di regia anche per relazionarsi con il consiglio, la segnalazione al sindaco di azioni utili per eventuale superamento di criticità che potrebbero sorgere tra i settori competenti all'attuazione del PNRR, l'acquisizione dalla ragioneria dell'ente di tutte quelle informazioni, di dati che poi vengono a essere inserite all'interno del REGIS, la proposta al sindaco dei casi da valutare ai fini dell'eventuale introduzione di poteri sostitutivi, ma questo presuppone un qualcosa di più complesso. A fianco della segreteria tecnica, così come il servizio centrale del PNRR è presente a livello ministeriale, si potrebbe pensare di un servizio, non chiamandolo centrale, di un servizio per il PNRR che potrebbe essere fatto coincidere con la ragioneria dell'ente e che avrebbe la funzione della gestione dei flussi finanziari, non naturalmente del fondo a livello europeo, ma dei flussi finanziari tra ministero ed ente locale, la gestione del sistema di monitoraggio e assicurare anche il supporto tecnico contabile alla struttura, alla segreteria tecnica. Infine, e anche questo potrebbe essere fatto riconfluire o all'interno della ragioneria o ancor meglio addirittura all'interno della segreteria generale, un servizio di audit che ad esempio potrebbe, replicando o richiamando quelle disposizioni contenute nell'articolo 147 del TUEL, svolgere una funzione di audit su tutti gli atti amministrativi che rientrano all'interno delle attività connesse con il PNRR. In questo modo, effettuando in maniera ex post, così come previsto dall'articolo 147, ma in anticipo rispetto ad eventuali richieste, un'attività di controllo amministrativo contabile che sia non a campione, ma addirittura su tutti gli atti amministrativi che investono capitoli riconducibili al PNRR. A fianco a questo aspetto di carattere strettamente organizzativo, andiamoci a vedere come invece il PNRR viene in qualche modo ad inserirsi all'interno del DUP e all'interno di tutti quelli che sono gli strumenti di programmazione previsti dal legislatore vigente. In questo contesto, ricordo che il DUP è quel documento, da cui l'acronimo, che significa Documento Unico di Programmazione, che nella intenzione del legislatore, fin dall'origine, doveva in qualche modo garantire per la prima volta una capacità di centripeta di tutti i documenti di programmazione settoriale all'interno di un unico documento, quale è appunto il documento strategico da cui discende in maniera, diciamo, declinata in maniera contabile il bilancio di previsione triennale. Ora, se volessimo vedere dove andare a inserire il PNRR all'interno del DUP, che è comunque un documento scorrevole che ogni anno siamo tenuti ad aggiornare con una tempistica che non è definita ma non è vincolante e che comunque trova un suo limite di approvazione nel momento in cui scade il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, dicevo, potremmo immaginare come i contenuti del PNRR già approvati e già quindi oggetto di attenzione realizzativa da parte dell'ente siano da ricomprendere sia nella sezione strategica. Ricordo che il punto 8.1 del principio contabile 4.2 del 118, e cioè del principio contabile riguardante 4.1, scusate, riguardante la programmazione, preveda come la sezione strategica debba fornire un quadro normativo di riferimenti e di riferimento agli indirizzi strategici dell'ente. Ora, certamente, tra quelle che sono le attività strategiche possono essere ricomprese le grandi opere o le attività riconnesse
al PNRR. Io troverei però ancor meglio una sua, oltre che indicazione generale all'interno della SES, di uno specifico paragrafo da dedicare al PNRR all'interno della sezione operativa. Dico uno specifico paragrafo perché, come sappiamo tutti, almeno per quanto riguarda i comuni sopra i 5.000 abitanti, il DUP, che poi nelle regioni si chiama DEF, è un documento libero nella forma e nella sostanza, quindi non vi sono dei vincoli particolari. Si potrebbe pensare, appunto, nell'ambito di quella che è la prima parte del SEO, e cioè della sezione operativa, di prevedere un apposito paragrafo in cui andare a riepilogare le principali linee di intervento strategico su cui l'ente locale pensa di intervenire o è già intervenuto con finanziamenti che sono già stati definiti. In questo contesto, questo paragrafo potrebbe prevedere una riclassificazione anche degli obiettivi secondo le missioni, così come previste dal PNRR, che è un concetto di missione non perfettamente allineato con la rappresentazione contabile di missione che troviamo invece all'interno del piano dei conti del bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il DUP dovrebbe riguardare i singoli progetti, dovrebbe interferire o perlomeno andare a disciplinare anche i rapporti e gli obiettivi operativi del GAP, cioè di quelle aziende pubbliche riconducibili al gruppo di amministrazione pubblica, qualora questi soggetti fossero attuatori di una o alcune di tutte le linee di finanziamento del PNRR. Sicuramente il piano triennale delle opere pubbliche, ma poi ne vedremo anche alcune eccezioni, costituisce in particolar modo nella scheda D, e cioè nell'elenco annuale degli interventi, uno dei documenti che maggiormente viene ad essere influenzato dal PNRR. In realtà anche il fabbisogno del personale, che oggi non ritroviamo più nel DUP quale documento autonomo, ma che troviamo nel PAO da approvare a gennaio, ma su cui chi di voi legge giornalmente le riviste di settore, c'è una forte discussione anche di natura dottrinale su come costruire un bilancio prevedendo delle somme per nuove assunzioni di personale in assenza un piano, quindi c'è qui un tema abbastanza dibattuto su come gestire i limiti temporali posti dal PAO con quelli che sono i limiti di bilancio. Il piano degli incarichi, in particolar modo quando questi incarichi sono da ricondurre ad attività riconducibili e finanziabili dal quadro dell'opera, il programma biennale degli acquisti. Un'ultima riflessione che a mio parere è sempre importante, perché molto spesso gli enti locali perdono di vista gli altri aspetti quando si soffermano troppo su uno solo. È vero che noi dobbiamo dare adeguata importanza al PNRR, ma non dobbiamo sottovalutare tutte quelle altre fonti di finanziamento che comunque si stanno concretizzando in quest'ultimo periodo. Primo fra tutto con l'approvazione dei cosiddetti PORR, i fondi strutturali FSE e FESR per il periodo 2021-27, il ricorso a eventuali bandi europei per fondi europei gestiti direttamente dalla Commissione, oltre naturalmente alla gestione di tutti quei fondi di sviluppo e coesione che generalmente passano attraverso una programmazione intermedia di carattere regionale. Anche per gli enti più piccoli, cioè quelli che applicano il DUP semplificato o addirittura quelli piccolissimi, dove esiste sicuramente una maggiore criticità nell'ambito realizzativo, cioè quella con i comuni fino a 2.000 abitanti, dove il stesso programma, lo stesso principio contabile 4.1 parla di DUP semplificato, ulteriormente semplificato, diciamo semplificato la seconda, un riferimento in un apposito paragrafo al PNRR con riferimento a quegli attività su cui si è già partecipato a bandi o su quelle su cui si pensa partecipare, a mio parere, è importante. Per quanto riguarda il programma triennale, abbiamo già visto come quantunque gli interventi del PNRR non necessariamente devono essere considerati come investimenti, ma abbiamo anche attività di sviluppo riconducibili a spesa corrente. E come sa già sappiamo, gli investimenti non necessariamente sono riconducibili sempre a lavori pubblici, nell'accezione di lavoro pubblico che oggi ci dà
il codice degli appalti comunque ha fatta queste precisazioni. Siamo tutti consci che la maggior parte degli interventi che il PNRR individua sono interventi che comunque impattano su quelle che sono le opere pubbliche e con esse impattano quindi anche sul programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, così come oggi disciplinato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2018 numero 14, che non fa altro che aggiornare i contenuti di un modello che ormai va avanti dal 2000 e che naturalmente deve essere adeguato in particolar modo al cambiare del codice dei contratti, che in questi 10-15 anni è cambiato già 2-3 volte. Quindi sicuramente il PNRR ha un forte impatto sul programma triennale, in particolar modo ce l'ha sull'elenco dei lavori del programma, sull'elenco dei lavori che compongono l'elenco annuale, ma ce l'ha ancor più nell'ambito di quel confronto che ci deve essere delle modalità di iscrizione in bilancio delle opere di importo superiore ai 100.000 euro, che il principio contabile 4.2 disciplina con apposite disposizioni, distinguendo il momento, l'esercizio in cui bisogna fare progettazione dall'esercizio in cui, avendo a disposizione già una progettazione, è possibile iscrivere un'opera nel programma triennale dei lavori pubblici. In altri termini, affinché, come sappiamo, un'opera, adesso non so se qui c'è l'articolo 21 comunque del decreto legislativo 50 che disciplina il codice degli appalti, prevede che un'opera possa essere iscritta nell'elenco annuale, che ricordo è quella sottosezione del programma triennale, che individua quelle opere che io posso iscrivere a questo punto in bilancio e realizzare nell'anno successivo, vi è necessario almeno un livello di progettazione attuativa definitiva, cioè praticamente devo avere almeno un progetto. Oggi si chiamerebbe, nell'antica definizione era un progetto preliminare, oggi sono cambiati più volte i nomi, non gli corro più neanche io dietro. Affinché la scheda E preveda però un'opera di PNRR, io devo avere già pronta la progettazione. Per superare questo tema ed evitare quindi che per le opere sopra i 100.000 euro ci fosse un rallentamento addirittura di un anno tra quando io posso realizzo la progettazione e quando io poi nell'anno successivo la posso iscrivere all'interno del programma triennale e quindi nel bilancio e quindi dare attuazione alle procedure di gara, sono intervenute delle disposizioni. La prima è quella contenuta nel 152 del 21, nell'articolo 6 bis, dove si dice appunto che al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi del PNRR, del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una previsione nei documenti di progettazione di quell'articolo 21 del decreto 50. Quindi, in qualche modo, una prima semplificazione che sgancia la programmazione da un processo temporale che rallenterebbe la realizzazione del PNRR. La seconda semplificazione era contenuta già nel decreto legge 32 del 2019, che ha subito, mi sembra proprio col 73, adesso non ricordo qual è la norma, una modifica nel termine ultimo, per cui per gli anni che vanno dal 2019 al 2023, che è l'anno che inizieremo tra breve, i soggetti attuatori di opere pubbliche per le quali deve essere realizzata la progettazione devono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitate alle sole attività di progettazione. Quindi anche qui c'è diciamo, un riconoscimento di una priorità. Ricordo che il programma triennale prevede delle apposite priorità proprio per facilitare il percorso realizzativo del PNRR. Sempre nell'ambito degli strumenti di programmazione, andando avanti brevemente nella lettura, diciamo, comparata tra PNRR e i vari documenti di programmazione, un elemento nuovo su cui tutti ci stiamo in qualche modo confrontando è rappresentato dal PIAO. Il PIAO nasce per un'esigenza, a mio parere, che non è quella degli enti locali, ma nasce più che altro in un ambito ministeriale. D'altra parte, come il programma triennale e l'esigenza di andare a disciplinare in maniera unitaria
Nello stesso modo, il comune di 1.000 abitanti con il ministero determina delle storture che non aiutano appunto la funzione che quel documento si propone. Comunque, fatto sta che il primo elemento che ci fa riflettere è il fatto appunto che il PAO venga approvato dopo il bilancio di previsione, anche se poi, come sappiamo, molto spesso lo slittamento del termine ci fa rientrare in un sistema più equilibrato. Comunque, ricordo che anche qui tra PAO e PNR esistono dei punti di contatto, sì, ricordo che il PAO è quel documento in cui confluiscono una serie di progettazioni, di programmazioni settoriali, per cui gli obiettivi programmatici e strategici della performance certamente vengono ad essere fortemente influenzati dal PNRR. A mio parere, negli enti locali non si può diciamo, costruire un piano della performance senza tener conto sia all'interno della performance dell'intero ente, sia all'interno delle performance dei singoli settori, del ruolo e dell'importanza che hanno la realizzazione, l'attuazione dei target, dei milestone previsti per il PNRR. Tra l'altro, appunto, la presenza già di target e milestone non definiti da noi, ma definiti nell'ambito di un contesto addirittura che ha la sua declinazione dal livello europeo, aiuta anche i soggetti valutatori e anche coloro che vanno luogo, costruiscono la performance a definire dei target ben precisi. Ricordo anche che nel PIAO dovrebbe confluire la cosiddetta strategia di gestione del capitale umano, che poi fondamentalmente non è altro che la costituzione di progetti formativi annuali e pluriennali per creare una cultura organizzativa e di governo anche con riferimento al PNRR. Naturalmente il programma triennale delle assunzioni su cui però ci dedicheremo molto poco e poi rientra nell'ambito del PIAO anche tutta quella programmazione relativa a combattere la corruzione e assicurare la trasparenza dei risultati degli atti, che possono essere anche ricondotti all'interno di quel principio generale di non arrecare danno al bilancio dell'Unione Europea, che è sempre stato uno dei fari su cui si è sviluppato l'intero sistema di controllo di tutti i sistemi, di tutte le programmazioni strutturali che nel corso degli anni, di questi settennati, si sono succeduti negli enti stessi. Occorre le azioni da porre in essere per allineare poi DUP, PIAO e PRR sono naturalmente di aggiornare gli obiettivi operativi del DUP, l'abbiamo detto anche nel piano delle performance, la programmazione del reclutamento del personale, la strategia, intensificare i controlli nelle aree a maggior rischio. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare, anche se sarebbe da adesso da rivedere alla luce anche del nuovo contratto sottoscritto, ricordo che comunque in sede di costituzione del fondo di risorse, il legislatore nella contrattazione del 2018 aveva previsto all'articolo 67,5 la possibilità di prevedere risorse proprie per incrementare il fondo delle risorse decentrate per il conseguimento di obiettivi specifici. Quali obiettivi specifici più puntuali sono quelli che il PNRR prevede e quindi la possibilità di andare a creare un collegamento diretto tra obiettivi e remunerazione nell'ambito della gestione delle risorse del PNRR, naturalmente nell'ambito anche di un percorso da condividere con i sindacati locali, costituisce certamente, a mio parere, un aspetto che potrebbe trovare una sua indicazione nel PIAO e che comunque rappresenta una leva di realizzazione della PNRR, ricordo i tempi stretti a disposizione, da non sottovalutare. Andiamoci a vedere a questo punto invece come il PNRR impatta sul bilancio di previsione. Abbiamo visto come impatta sul DUP, abbiamo visto come impatta sul PIAO, abbiamo visto come impatta su quei documenti di programmazione settoriali, quali appunto il PIAO, il programma triennale dei lavori pubblici. Non mi soffermo, ma le riflessioni sono del tutto uguali anche sul programma biennale degli acquisti, perché anche questo potrebbe essere di interesse degli enti locali che
In realtà non si siano mai preoccupati più di tanto di questo documento, per i quali ricordo esiste una soglia minima di iscrizione di 40.000 euro, che comunque è particolarmente grande per un qualsiasi ente. Esiste anche ci sarebbe anche da analizzare, non lo facciamo in questo contesto, i riflessi sul programma triennale, sul piano della valorizzazione dei beni, perché naturalmente il PNRR può andare ad incidere anche sulla ristrutturazione di beni immobili presenti all'interno del patrimonio dell'ente locale, che come tale potrebbero essere aggiornati, rimessi a norma, eccetera, e quindi valorizzati e non solo alienati, come generalmente avviene quando si pensa a un programma di valorizzazione dei beni immobili di un ente locale. Ma torniamo al bilancio e vediamo quindi, dopo aver compilato il DUP, dopo aver riportato nel programma triennale, qualora l'avessimo fatto, le iscrizioni, cioè gli interventi del PNRR, come devo iscrivere queste voci all'interno del mio bilancio. Ricordo che ai fini dell'iscrizione in bilancio delle somme, uno degli elementi da prendere in considerazione con maggior attenzione, anzi da questo punto di vista mi riferisco ai ragionieri dell'ente, si tratta di un'occasione da non perdere per cercare in qualche modo di realizzare quell'allineamento tra ciò che il legislatore dice nel principio contabile e ciò che in realtà si fa negli enti, e cioè mi riferisco appunto all'allineamento tra l'iscrizione in bilancio e il cronoprogramma di spesa dell'intervento. Ora, all'interno, mentre generalmente quando realizziamo, prevediamo un'opera pubblica, troviamo una grande difficoltà da parte degli enti, degli uffici tecnici di darci indicazioni in merito al cronoprogramma dell'opera stessa. Anzi, devo dire che molto spesso questo cronoprogramma, che comunque è contenuto all'interno degli strumenti di progettazione, poi in realtà non viene mai aggiornato. Nell'ambito del PNRR, i tempi ristretti a disposizione, perché di fatto siamo già al 2023 e ricordo, entro il 2026 noi dovremo concludere le opere stesse, quindi di fatto ce le abbiamo già tutte o quasi tutte ricomprese all'interno del prossimo bilancio triennale, che comprenderà il 23, il 24 e il 25, rimarranno solo i 6 mesi del 2026. Dicevo, quindi, in questo lasso di tempo brevissimo è certamente più facile definire quello che è il cronoprogramma. Tra l'altro, gli uffici tecnici non sono obbligati a allineare questo cronoprogramma anche a quei target e milestone che sono previsti nei bandi dei ministeriali. Quindi esiste in questo caso una convergenza di interessi o di comportamenti che ci porterà molto probabilmente, in maniera più facile, mi riferisco ai ragionieri degli enti, a poter comunque spalmare, secondo un principio di esigibilità, l'entrata e la spesa, tenendo conto del cronoprogramma di spesa dell'intervento, che comunque deve essere previsto nell'ambito di quel percorso di confronto e di ascolto con l'amministrazione titolare degli investimenti. Scusate, scusi dottore, ma mi sembra che le slide non scorrano. Ma da quando? Dall'inizio. Ma se mi fate Io venire prima, vedo però. Eh sì, io le ne ho principali fatte una. disposizioni. Ah. Aspetti Ok, un attimo, grazie. prego. Siamo tornati nuovamente a questo coso che io non so come si fa. Che succede? Le slide non scorrono, ma io perché non scorrono. Generalmente è una doppia, non so se altri relatori succede, una doppia rappresentazione del. Mi capita con te. Comunque, hai provato a cliccare su, invece di scollerlo, a cliccarci sopra. Proviamo adesso, prova ad andare alla 62. Non va. Clicca Aspetta, ma sono la sopra la 62. 62, va. Ci sono. Ok? Puoi riprendere. Adesso sto alla 63, è cambiato? Sì, iscrizione in bilancio.
Va bene, ok. Quindi guardiamo un attimo a questo punto l'iscrizione in bilancio. Abbiamo detto come un elemento importante rappresentato dal cronoprogramma di spese. In quali voci di spesa noi andiamo ad inserire le previsioni di entrata e di spesa? Come sappiamo, l'iscrizione in bilancio è disciplinata oggi dal cosiddetto piano dei conti, che per larghi tratti ripercorre i contenuti del cosiddetto SIOPE. Allora, se noi ci troviamo di fronte a delle entrate che vanno di PNRR, che vanno a finanziare spese di carattere corrente, la voce a cui iscrivere o ricomprendere il trasferimento ministeriale a favore dell'ente locale è la voce E201010101001, dove ricordo che lo 001 sta appunto per ministeri. In realtà si tratta della voce che comprende trasferimenti correnti perché non esiste all'interno del piano dei conti del ministeriale un riferimento a contributi correnti agli investimenti, quindi, e non esiste questa natura, quindi sono tutti considerati come trasferimenti correnti. Invece, quando mi trovo di fronte a delle spese che io devo andare a inserire nel titolo secondo del mio bilancio, devo andare a iscrivere la voce di entrata nel titolo quarto 02010101, che si tratta appunto di contributi agli investimenti. Ricordo che la definizione che viene data di contributi agli investimenti sono i contributi da amministrazioni centrali, comprendono tutti i versamenti da queste effettuate allo scopo di finanziare operazioni di investimento. Ricordo anche, per una completezza espositiva, ma questo discorso vale in generale perché è una problematica che io vivo anche su richiesta di alcuni enti nell'ambito dei finanziamenti europei, che l'iscrizione in bilancio di risorse comunitarie non è da considerare trasferimenti da Unione Europea, ma è da considerare come trasferimenti da altra amministrazione pubblica in tutti quei casi in cui i fondi europei sono mediati attraverso quelli che sono dei soggetti pubblici diversi, come avviene ad esempio dei fondi FERS FSE. In quei casi noi non siamo di fronte a trasferimenti dall'Unione Europea, siamo di fronte a trasferimenti dalla regione. Quantunque queste somme provengano dall'Unione Europea, passino alle regioni e dalle regioni vengano trasferite agli enti locali. La stessa modalità si segue anche con riferimento alle risorse comunitarie classificate come nell'ambito del PNRR, perché abbiamo detto come in questo caso sia il Ministero a trasferire le risorse. D'altra parte, questo concetto è ribadito appunto nel punto 3.10 del principio contabile 4.2, che prevede le entrate derivanti dai finanziamenti dell'Unione Europea, utilizzati, come lo vedete scritto qui in basso, per il finanziamento di spese correnti, sono classificate dai trasferimenti correnti, comprese le quote di OE destinate dagli investimenti utilizzati per finanziare spesa corrente. Trattandosi di finanziamento a rendicontazione, l'importo delle somme da accertare per trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'impegno di spesa. Questo è un altro aspetto. La cosa che mi interessava segnalarvi è che i trasferimenti sono, diciamo, classificati con l'imputazione alla voce del piano dei conti che indica l'ultimo soggetto che ha effettivamente erogato le risorse. Per quanto riguarda invece le modalità di allocazione all'interno del bilancio, adesso abbiamo parlato qual è la voce di piano dei conti in cui andare ad associare il capitolo di bilancio che noi generiamo. Per quanto riguarda invece l'allocazione degli stanziamenti tra i vari esercizi, anche qui noi dobbiamo fare riferimento al principio contabile 4.2, che ci parla di trasferimenti di finanziamenti a rendicontazione, precisando appunto che l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti, in questo caso corrente perché era una precisazione riferita al fatto che i finanziamenti da Unione Europea utilizzati per il finanziamento di spese correnti vanno tra le trasferimenti correnti, è determinato però, diceva, per quanto riguarda la locazione, in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.
Questa slide successiva fondamentalmente mi ripercorre e mi richiama il glossario Siope, come vedete con le descrizioni di ciò che può essere ricompreso tra i trasferimenti correnti d'amministrazione e ciò che può essere ricompreso tra gli investimenti, contributi agli investimenti, ve le lascio per vostri approfondimenti, evitando adesso di andarcelo a rileggere. Mi soffermerei invece con voi su quello che è la modalità di iscrizione in bilancio, e cioè una volta che abbiamo visto come le entrate vanno iscritte al titolo secondo, al titolo quarto, a seconda se la natura della spesa che finanziano una spesa corrente e una spesa di investimento. Abbiamo visto come al titolo secondo vanno iscritte nei trasferimenti correnti, mentre al titolo quarto vanno iscritte tra i contributi agli investimenti. E abbiamo visto come il riferimento alle ultime tre cifre, cioè quello che identifica il soggetto erogatore nell'ambito della classificazione che abbiamo fatto, deve essere riferito in questo caso al Ministero, perché il Ministero è il soggetto titolare che eroga le risorse. Andiamoci a vedere quali sono le modalità di iscrizione, come posso iscriverle in bilancio. Come vedete in questa slide, l'iscrizione potrà essere effettuata o in occasione del bilancio di previsione, e in questo caso naturalmente trovano iscrizione fin dall'inizio dell'esercizio, ma potrei intervenire anche durante l'esercizio, e in questo caso devo operare con una variazione di bilancio. La variazione di bilancio in particolar modo può essere effettuata, lo ricordo, solo col bilancio approvato di norma. Ecco perché per risolvere quindi questo tema nei confronti delle voci del PNRR, come vedete nella slide dove si parla di un punto B, dove si parla di apposita variazione di bilancio, e di un punto C, di apposita variazione di bilancio in esercizio provvisorio, vi segnalo come il legislatore nazionale, proprio per evitare un rallentamento nei percorsi, l'avevamo già detto prima, realizzativi delle opere legate al PNRR, abbia introdotto la possibilità di effettuare una variazione di bilancio anche in esercizio provvisorio, cosa che di norma non è possibile se non per eventi straordinari e imprevedibili di natura catastrofica, in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 15,4 bis. Che ci dice fondamentalmente che in deroga alle disposizioni ordinarie previste dall'articolo 163 del TUEL, che disciplina appunto le attività che possono essere poste in esercizio provvisorio per le spese del PNRR e le entrate del PNRR, che fossero comunicate durante i primi mesi dell'anno, prima che io approvo il bilancio, e per evitare appunto che fino all'approvazione del bilancio queste attività fossero di fatto ferme, si permette all'ente di procedere con un esercizio, in esercizio provvisorio, alla variazione che poi dovrà essere in qualche modo riconglobata all'interno del bilancio di previsione quando questo verrà approvato. Nel caso in cui invece abbiamo il bilancio approvato, in questo caso la variazione di bilancio è una variazione ordinaria che può essere effettuata, la ricordo, fino al 31 dicembre di ogni anno. Questo in forza del fatto che si tratta di entrate vincolate. E ricordo che le entrate vincolate sono quelle entrate per le quali, venendo meno ogni discrezionalità politica nella scelta, gli enti possono variare il bilancio non fino al 30 novembre, qual è il termine ultimo previsto anche dal legislatore dell'armonizzazione contabile, ma entro il 31 dicembre per iscrivere nuove e maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere all'accertamento della relativa entrata ai sensi dell'articolo 175. 5,3 lettera A del 106, del 267. Ricordo infine, sempre nell'ambito delle disposizioni che in qualche modo semplificano il percorso di iscrizione in bilancio di voci di spesa legate al PNRR, come appunto la disposizione che mi dà l'autorizzazione ad operare in esercizio provvisorio con variazione, è l'articolo 15,4 del decreto legislativo 77-2021, che appunto introduce una deroga limitata anche nel tempo, perché come vedete va dal 2021 al 2026, che è fondamentalmente il periodo di vigenza del PNRR. In questa slide successiva invece andiamoci a vedere come, una volta che abbiamo iscritto all'interno del bilancio,
le voci o le spese connesse e le entrate connesse al PNRR, queste trovano una specifica declinazione nel PEG o nel bilancio finanziario gestionale, è un altro strumento per quei comuni sotto i 5.000 abitanti che comunque hanno la necessità di andare ad articolare quella che è quello che è lo stanziamento complessivo per missioni e programma che caratterizza il bilancio di previsione in un'ottica più analitica, qual è quella appunto del PEG, che ricordo ha anche la funzione di assegnare, oltre che di specificare quali sono le opere, di assegnarle ai singoli centri di responsabilità. E qui torno ancora una volta a ricordare l'articolo 3,3 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021, che appunto per quanto riguarda l'articolazione in capitoli, obbliga o richiede all'ente che realizza opere del PNRR di realizzare una correlazione uno ad uno tra i capitoli di entrata e di spesa e le relative opere o interventi da realizzare. Cioè è opportuno che ciascun capitolo di entrata è correlato ad un unico capitolo di spesa e sia identificabile con un apposito codice alfanumerico, per esempio PNRR 001 002, da riportare ad esempio nella descrizione del capitolo in modo tale, così come abbiamo già fatto per il Covid, il cosiddetto fondone, dove abbiamo introdotto quel codice che lo stesso legislatore prevedeva, adesso mi sembra che era l'articolo 109, chiamato COV20, qui andiamo a inserire un codice PNRR che ci permette facilmente di associare attraverso un codice alfanumerico un determinato intervento in entrata e in spesa in modo tale da facilmente andare a vedere la correlazione esistente tra accertamenti e impegni ed eventuali economie vincolate che si sono in alcuni casi potuti verificare. Correlato al capitolo di entrata, abbiamo detto, necessario anche creare una correlazione o un link con un capitolo di spesa, utile sia per generare e gestire il fondo pluriennale vincolato, sia per gestire le cosiddette, economie vincolate. Questa disposizione che richiede l'articolo 3,3 è quello che vedete qui riportato in basso nella slide che spero vediate. Andando ad analizzare più nello specifico i contenuti dei capitoli di entrata e di spesa, vediamo come il capitolo di entrata dovrebbe riportare una numerazione che abbiamo detto, qui dipende molto dal software vostro, comunque almeno nella descrizione dovrebbe riportare PNRR. Io inserirei anche il riferimento alla missione, come vedete qua in questo caso M5, alla componente che è il secondo livello di classificazione e all'intervento, in questo caso rigenerazione urbana, e il riferimento abbiamo detto alla voce del piano dei conti di titolo secondo, di titolo quarto, a seconda della natura dell'entrata che stiamo analizzando e della spesa a cui quella determinata entrata è in qualche modo associata. Il codice di transazione elementare sarebbe poi il codice 1, ma questo lasciamo perdere. Per quanto riguarda invece la codifica dei capitoli di spesa, qui se avete la possibilità di andare a inserire all'interno del numero del capitolo un codice alfanumerico, sarebbe possibile creare un capitolo riportante il CUP. In caso contrario, è la denominazione del capitolo che dovrebbe contenere, a mio parere, tutte quelle informazioni utili intanto per creare quella correlazione entrate e spesa e facilmente rintracciare in un perimetro PNRR l'insieme delle entrate e delle spese che sono collegate alla realizzazione appunto da parte dell'ente delle opere di PNRR. Ma serve anche, come lo vedremo dopo, perché questa stessa informazione deve essere contenuta nel mandato di pagamento. Ricordiamo che generalmente la descrizione del capitolo fa parte integrante del mandato di pagamento e quindi una serie di informazioni riguardanti la misura del PNRR o del PNC,
il CUP, la missione, la componente, l'intervento potrebbero essere facilmente ricavabili dalla descrizione del capitolo senza doverlo andare a riportare anche nella descrizione del mandato, quindi realizzando una volta per tutte questa relazione che poi mi è utile e necessaria per stampare anche in questo caso mandati elettronici che ricordo poi devono essere inseriti all'interno del sistema REGIS. Quindi la denominazione del capitolo potrebbe essere misura del PNRR, poi a seguire il CUP, a seguire la denominazione del progetto, anche qui come abbiamo fatto per l'entrata, mantenendo quindi una stessa modalità realizzativa, sarebbe PNRR M2C4, efficientamento energetico. Vi riporto anche il codice della transazione elementare, ma insomma ci riguarda in maniera inferiore. In caso di realizzazione di opere in accordo tra più enti, naturalmente la codifica dei capitoli di bilancio è differente a seconda di chi realizza l'intervento e di chi è proprietario dell'immobile a cui viene, su cui viene effettuato l'intervento stesso. Vi riporto qui un esempio che ho tratto tra l'altro da delle slide di Eiffel, non mi soffermo più di tanto perché fondamentalmente ve le lascio, è un caso particolare che tra l'altro non so necessariamente se sarà di vostro interesse perché rientrante tra quelle che sono le iniziative di vostra competenza. Andiamoci a vedere invece in qualche modo come questi capitoli di bilancio, una volta che li abbiamo costruiti, che li abbiamo iscritti nel bilancio o in sede di costruzione del bilancio o in sede di variazione, vengano ad essere gestiti nell'attività quotidiana, e cioè durante l'esercizio. Anche qui dovremo distinguere quelle che sono le fasi dell'entrata dalle fasi della spesa. La prima verifica che vorrei fare con voi, non so se vedete questa slide sull'accertamento delle entrate, riguarda la modalità, diciamo, di norma con cui si procede alla gestione in sede di accertamento e impegno dei capitoli del PNRR. Qui dobbiamo fare riferimento al principio contabile 4.2 ed in particolare modo, come vedete riportato nella parte azzurra, al punto 3.6c, dove si parla di contributi a rendicontazione. Di norma i fondi del PNRR possono essere ricondotti all'interno di quella modalità rappresentativa di bilancio che il principio contabile 4.2 chiama appunto contributi a rendicontazione e che, come facilmente si ricava dalla lettura appunto di questa perifrasi, individua la modalità di rappresentazione per cui la spesa sostenuta costituisce presupposto per realizzare l'entrata, cioè in qualche modo l'entrata può essere accertata solo quando io ho titolo per effettuare la rendicontazione, e ho titolo per effettuare la rendicontazione solo dopo che la spesa è stata sostenuta. Ecco quindi che il principio contabile 4.2 mi dice che nel caso del PNRR io devo andare a inserire l'accertamento, e quindi anche la previsione di entrata in sede di previsione viene ad essere imputata secondo la seguente modalità, definite distintamente, cioè per i trasferimenti erogati a rendicontazione da parte di soggetti che non adottano il principio di competenza finanziaria o potenziato, l'ente beneficiario, in questo caso il comune, accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante, in questo caso il decreto ministeriale che assegna le risorse, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione della determinata spesa. Quindi l'accertamento viene effettuato nel momento in cui io ho contezza dell'avvenuta assegnazione delle risorse, ma a quale esercizio lo devo imputare? Me lo dice anche qui il principio contabile 4.2 al punto 3.6c, dove ci dice l'entrata è imputata non all'esercizio in cui si realizza la definizione o la deliberazione da parte dell'ente erogante, ma agli esercizi in cui l'ente beneficiario, in questo caso il comune, prevede di impegnare la spesa a cui il trasferimento è destinato. E come fa a fare questa previsione sulla base del cronoprogramma di cui abbiamo già parlato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo, e cioè l'esigibilità dell'entrata, sorge solo a seguito della realizzazione della spesa,
con riferimento alla quale la rendicontazione è resa. Quindi, in qualche modo, come vedete, ci troviamo di fronte ad una ipotesi in cui l'entrata è subordinata alla realizzazione della spesa. Questo stesso concetto che era già contenuto nel principio contabile 4.2 viene ribadito in maniera esplicita anche, e lì si faceva riferimento, se ricordate, a trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio di competenza finanziaria potenziata, viene ripetuto in maniera più esplicita con riferimento al PNRR e al PNC nel decreto legge 77-2021, articolo 15,4. E poi ribadito anche nell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021. In realtà, come potete notare anche da questa slide, lo stesso concetto, devo dire purtroppo da questo punto di vista, viene ripetuto più volte in vari testi normativi o prassi, diciamo, rilevanti. Comunque, in base all'articolo 15, la norma mi dice che posso accertare sulla base della formale deliberazione di riparto, assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'amministrazione erogante provveda all'impegno di spesa, ma precisandolo, diceva già anche l'articolo 15, allineandosi quindi con il principio contabile 4.2, con imputazione agli esercizi di esigibilità IVI previsti. Giuliano, Eh? dimmi tutto. Massimo, c'hai il microfono aperto. Massimo? Sì. Il DM 11 ottobre 2021 ripropone fondamentalmente lo stesso contenuto, quindi non mi ci soffermo al punto B. E in qualche modo anche la FACARCONET 48, che ricordo per l'autorevolezza del soggetto che la emana, e cioè la commissione ARCONET presso il MEF, costituisce sicuramente un indirizzo autorevole, non fa altro che ribadire come anche gli enti possono procedere al accertamento dell'entrata nel rispetto del principio di competenza potenziata, precisando che nel caso in cui la spesa fosse articolata su più esercizi e i decreti già prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, la norma, la FAC dice le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. Questa slide che segue mi dà l'idea di come, a mio parere, ma immagino siate d'accordo e anche voi applicate questo concetto, venga a essere iscritta in bilancio e poi accertata ed impegnata una determinata somma collegata al cosiddetto concetto del contributo a rendicontazione. Come vedete, se io ipotizzo di avere un finanziamento di 100 da ripartire in quattro esercizi, 2021, 22, 23 e 24, o che dir si voglia, senza alcun anticipo, vediamo che questa è una semplificazione, ma con erogazione delle somme a rendicontazione delle spese, io dovrei riportare, secondo il cronoprogramma di spesa che ho visto ed ho previsto all'interno della progettazione definitivo-esecutiva, i vari importi che io penso di liquidare in termini di spesa in ciascun anno e sulla base di questa articolazione di esigibilità della spesa dovrei costruire anche le previsioni di entrata che, come detto, essendo un contributo a rendicontazione, trovano la loro esigibilità nell'avvenuta spesa e quindi nella possibilità di rendicontare questa stessa spesa, in questo caso attraverso il sistema Regis, per ottenere il rimborso delle somme pagate. Una ipotesi più invece operativa e realistica rispetto a quella che vedete qui rappresentata nella slide è l'ipotesi in cui, oltre naturalmente a iscrivere le somme secondo il principio di esigibilità della spesa nel rispetto, abbiamo detto, appunto, del contributo della soluzione del contributo a rendicontazione, io potrei avere anche un acconto di entrata. Ricordo che
Nell'ambito del decreto che disciplina i flussi finanziari dall'Unione Europea ai ministeri, è previsto appunto che al momento dell'avvio del PNRR ci sia stato, vi ricordo, un primo finanziamento in acconto del 13% dall'Unione Europea a favore dello Stato italiano e che questo Stato italiano abbia trasferito il 10% a favore dei ministeri proprio per permettere loro di erogare in acconto, come avviene generalmente, prima dell'avvio delle procedure di gara, delle somme ai soggetti attuatori. Ricordo anche qui, perché questo è uno degli elementi, tra l'altro, di maggiore attenzione, secondo me, negli enti locali, è che è stata confermata quella disposizione in deroga al codice dei contratti che prevede addirittura il 30% che le imprese aggiudicatarie di lavori possano chiedere, come già era avvenuto nel Covid, al fine in qualche modo di risollevare l'economia, chiedere un anticipo del 30% alla sottoscrizione del contratto. Ne consegue, in altri termini, che ci troviamo di fronte in questo caso a un'ipotesi in cui il finanziamento in acconto è superiore alle somme che ci sono state trasferite dal Ministero, creando quindi una tensione di cassa nell'ente locale che, se replicata per molte opere pubbliche di PNRR, deve essere tenuta attentamente in considerazione dall'ente stesso al fine di evitare un possibile situazione di deficienza di cassa, con tutte le conseguenze che la deficienza di cassa producono e che non sto qui oggi a ricordarvi. Comunque, ripeto, se c'è una situazione in acconto, una parte, una prima tranche in acconto, io devo andare a modificare quella rappresentazione contabile che vi avevo fatto. Per cui, richiamando il decreto ministeriale il 11 ottobre 2021, ricordo che all'articolo 2, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, la norma mi prevede che l'amministrazione titolare dell'intervento, in questo caso i ministeri nei rapporti con il MEF, deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. A seguire era intervenuto il decreto 152 che prevedeva appunto con proprio decreto la possibilità da parte dei soggetti attuatori, ivi compresi da destinare, può disporre anticipazioni da parte dei soggetti titolari a favore dei soggetti attuatori di anticipazioni. Come si gestisce l'eventuale anticipazione? È evidente che nel caso in cui io avessi un'anticipazione di risorse, questa anticipazione di risorse, che tra l'altro non sarebbe solo esigibile, ma sarebbe anche riscossa, mi determinerebbe, proprio perché si realizza anche la manifestazione di cassa, l'esigenza di andare ad accertare quelle somme sul primo esercizio. E siccome sul primo esercizio non ho spese da sostenere perché devo ancora avviare le procedure di gara, in questo caso sarei tenuto ad operare attraverso quelle che sono l'istituto del fondo pluriennale vincolato di spesa. Quindi quel modello che prevedeva niente nel primo anno, prevedeva 10 e 10, 30 e 30, 40 e 40, 20 e 20, oggi troverebbe una sua rappresentazione più veritiera con un accertamento di 10, a cui trova risposta un fondo pluriennale vincolato di spesa per 10, che verrebbe a essere ribaltato come fondo pluriennale vincolato di entrate dell'anno successivo, che sommate alle somme che verranno accertate nell'anno 2020 successivo, determinerebbero quel plafond necessario a dare copertura alla spesa prevista nell'anno N più 1 pari a 40. Gli anni successivi sarebbero invece molto più lineari, perché sarebbe da gestire la somma spesa e quella da rendicontare in maniera analoga. Quindi, se si genera una situazione di acconto, è evidente che il principio di contributo a rendicontazione deve essere contemperato con anche l'istituto del fondo pluriennale vincolato, che va in qualche modo a disciplinare almeno il primo esercizio di rappresentazione contabile, sia nel bilancio di previsione, sia nell'ambito del bilancio a rendicontazione, e quindi attraverso la gestione delle entrate e delle spese.
Vi segnalo anche che se ci leggiamo la FAQ 48, viene anche qui fornita una precisazione, a mio parere forse qui se ne poteva fare a meno, in cui si dice che queste anticipazioni non sono da considerare anticipazione di liquidità, ma sono da considerare come trasferimenti e come tali debbono essere iscritti in bilancio. Nel caso in cui poi io avessi già previsto una previsione di spesa di questo genere e intervenisse perché non me ne era aspettato un acconto di 10, come vedete nella parte bassa della stessa slide, ecco che a quel punto dovrei operare una variazione di esigibilità che, come ricordo a me stesso e poi a voi, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, che prevede lo spostamento di 10, in questo caso dalla previsione di entrata di 40 al primo esercizio, la spesa, contestualmente questo 10 verrebbe essere coperto o compensato con un fondo pluriennale di spesa di 10, che verrebbe ribaltato nell'anno successivo, rigenerando quella situazione che avevo in qualche modo rappresentato nella slide precedente. Quindi, l'accertamento delle entrate di norma avviene secondo le logiche dei contributi e rendicontazioni, integrato, ove necessario, con variazione di esigibilità o con, nell'ipotesi in cui questo avvenga già in bilancio fatto, con l'istituto del fondo pluriennale vincolato. Un altro aspetto che spesso mi viene chiesto e vi ripropongo è quello degli interventi cofinanziati. È possibile cofinanziare un progetto di PNRR o di Piano Nazionale Complementare? Ebbene, la circolare 33 del 2021, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, all'interno di quei principi generali, specifica che è vietato il doppio finanziamento, cioè è vietato che una stessa spesa costo possa essere rendicontata a diversi soggetti eroganti, però parliamo di uno stesso costo, non parliamo di uno stesso progetto. Quindi nulla vieta che io possa contestualmente all'interno di una progettazione PNRR integrare con risorse proprie o altre, purché, come avveniva in passato quando eravamo tenuti a mettere timbro e firma sul mandato in originale al fine di evitare che questo stesso mandato potesse essere riproposto in un'altra rendicontazione, in questo caso che non esistono più i mandati in originale perché il mandato ormai è elettronico, questa ipotesi è comunque stata contemperata in maniera differente con la circolare 33. Una modalità particolare di rendicontazione è quella dei cosiddetti lump sum, che gli enti locali si trovano ad affrontare nell'ambito, ad esempio, della progettualità dell'ex Ministero della Transizione Digitale, che adesso col nuovo governo è stato abolito ed è tornato ad essere un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Che cosa sono i lump sum? L'abbiamo più volte detto. Si tratta di una soluzione introdotta già nei fondi strutturali europei all'interno della progettazione 2007-3 della 13-20, che in realtà non aveva trovato una grande applicazione all'articolo, mi sembra che fosse l'articolo 69 del regolamento comunitario 1303, e che fondamentalmente che prevede che il soggetto erogante, sia quello rendicontante, basino la loro valutazione in merito al riconoscimento di una somma non più sull'effettivo speso, ma su una forfettizzazione della spesa che viene fatta preventivamente, anche di concerto con gli organismi di controllo europeo, e che sia fatta erogata solo al raggiungimento di determinati obiettivi. In realtà, per la prima volta, quel lump sum trova applicazione nell'ambito del Dipartimento della Transizione Digitale, perché lì il passaggio al cloud, per esempio, presupponeva un numero elevato, parlavamo di 18-20 mila soggetti che non potevano essere oggetto di controllo di volta in volta da parte di un controllo da parte ministeriale. Quindi dicevo che si tratta di una soluzione che semplifica il percorso di controllo da parte, in questo caso, dei ministeri,
e che dà anche una certa flessibilità gestionale agli enti locali. Vi ricordo comunque che anche nel caso dell'AMSAM non è che non si debbano rendicontare le spese, solamente che in ogni caso il riconoscimento delle somme è calcolato esclusivamente su una verifica sino finale del conseguimento dell'obiettivo per il quale il finanziamento era stato erogato. Ora, anche qui dobbiamo distinguere tra quelle che sono le somme preventivamente assegnate con apposito decreto a ciascun ente, dalle somme che sono state determinate, ad esempio, per una classe di ente. Cosa vuol dire questo? Nel caso che stiamo vivendo oggi, cioè quello del passaggio al cloud dei sistemi informativi degli enti locali, noi ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di lump sum in cui le somme sono state già preventivamente assegnate con apposito decreto a ciascun ente. In questo caso si applica ancora una volta l'articolo 48 lettera A, per cui si può accertare l'intera somma che vi verrà riconosciuta come limite massimo in base all'AMSAM, prevedendo la sua erogazione nell'esercizio in cui sarà possibile procedere alla rendicontazione, in questo caso non solo fisica, più fisica che finanziaria. Nel caso in cui invece non avessi avuto già preventivamente assegnate le risorse, ma mi fossi trovato di fronte ad una soluzione di lump sum a supportello, nel senso che sostengo le spese, chiedo il rimborso e queste mi vengono accettate, in questo caso capite che non esisteva il sistema di rappresentazione con i contributi a rendicontazione. In questo caso io avrei dovuto impegnare e pagare le somme facendo affidamento ai capitoli del mio bilancio finanziati da entrate di bilancio. Una volta completate le attività di collaudo e ottenuto il riconoscimento di queste somme, le somme sarebbero state reintroitate, ma essendo state delle somme reintroitate per spese già sostenute, in questo caso, lo ricordo in via generale, non vanno iscritte in bilancio nel titolo quarto, nel titolo secondo, a seconda della natura della spesa che le ha che ne ha generato il flusso di entrate, ma vanno iscritte al titolo terzo perché a tutti gli effetti sono entrate diverse, entrate correnti, non essendo vincolate ad alcuna attività specifica ancora da fare, essendo queste già effettivamente effettuate con l'attività precedente. Sui lump sum vi segnalo alcune domande che spesso vengono effettuate. Che cosa accade in un modello che non vede più una rappresentazione, una rendicontazione sulla base della spesa, ma sulla base del raggiungimento di obiettivi, nel caso in cui i fondi che mi vengono riconosciuti non sono pari a quelli che ho speso? È naturale che trattandosi di una somma forfettaria, nel caso, tra l'altro, somma forfettaria costruiti sulla base di costi standard definiti e concordati con l'Unione Europea, nel caso in cui io non riuscissi a sostenere spese nell'ambito del finanziamento che mi viene riconosciuta, dovrei integrare con risorse proprie di bilancio i fondi che mi vengono comunque erogate dall'Unione Europea attraverso, in questo caso, il PNRR. Se invece le somme sono eccedenti, che devo fare? Anche qui la lettura è leggermente differente. IFEL, e qui secondo me, in un percorso di prudenza, mi dice li puoi utilizzare per altre spese nell'ICT, cioè nell'informatica, visto che nel caso specifico stavamo parlando del passaggio al cloud. In particolar modo diceva li puoi utilizzare per i canoni degli anni successivi che devi sostenere per il cloud. In realtà, a mio parere, queste somme sono totalmente libere perché in realtà io potrei pure aver effettuato tutto il passaggio al cloud in autonomia, in economia e quindi non aver sostenuto alcuna spesa. Quelle somme che comunque mi sono riconosciute come somme forfettarie dovrebbero essere iscritte nell'entrata del titolo terzo e andrebbero a partecipare, a mio parere, al bilancio dell'ente stesso. Se le ho avviate e ammesso il finanziamento di spese per attività che sono state avviate nei tempi previsti dai singoli avvisi,
dipende da quello che dicono i singoli avvisi, vige il principio comunque del doppio finanziamento sempre da rispettare. Per i lavori in economia abbiamo già detto, l'unica cosa che dovremmo andare ad evidenziare nella contabilità economico-patrimoniale, gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni nel caso in cui, abbiamo detto, questo passaggio al cloud, nel caso specifico, fosse fatto tutto dall'interno. In caso di realizzazione di opere in accordo tra più enti, e questo è un caso particolare, ve lo lascio per vostra curiosità. Andiamoci a vedere a questo punto la spesa. Sulla spesa, anche qui, io devo distinguere tra spesa corrente e spesa di investimento, anche perché gli stessi principi contabili mi danno delle soluzioni differenti a seconda dell'uno o dell'altro caso. In ogni caso, dell'altro caso. Andiamoci a vedere la prima cosa, la gestione della spesa corrente. Se mi trovo di fronte a dei finanziamenti di spesa che sono riconducibili a spesa corrente, ad esempio il passaggio al cloud, ad esempio alcune ipotesi legate ai fondi nell'ambito del sociale, in questo caso la previsione di bilancio dovrebbe essere fatta, l'abbiamo visto, in una spesa del titolo primo, e potrei in questo caso impegnare la spesa al verificarsi delle condizioni di esigibilità della stessa. Nel caso in cui questo impegno di spesa non sia realizzabile dell'anno, ma abbia effettuato l'accertamento di entrata, mi trovo di fronte a un mancato impegno di spesa che genera un'economia vincolata. Naturalmente, perché si genera un'economia vincolata, io devo avere un'entrata certa e realizzata, esigibile, e una spesa non ancora esigibile. In realtà le ipotesi sono ancora più complesse, perché? Perché io potrei avere che l'entrata mi è stata interamente assegnata ed erogata, in questo caso l'accertamento sono obbligato a farlo. Se la spesa la riesco a impegnare entro fine anno, si anche su esercizi successivi, si attiva fondo pluriennale vincolato. Se non riesco a fare l'impegno di spesa e quindi manca l'obbligazione giuridicamente vincolata in presenza di un'entrata però certa, liquida ed esigibile, allora mi trovo di fronte all'ipotesi di un'economia vincolata. Attenzione però che siccome nel caso del PNRR, nella maggior parte delle ipotesi, io sono di fronte ad una spesa che deve essere prima rendicontata perché poter generare una ipotesi di entrata, ecco che l'unico caso in cui si genera economia vincolata è il trasferimento in acconto di risorse, non accompagnato da un impegno di spesa che mi permetta di poter andare a attivare fondo pluriennale vincolato. Negli altri casi, invece, se l'entrata non è certa, è evidente che la mancata realizzazione dell'impegno di spesa determina la traslazione di un esercizio sia della previsione di entrata, sia della previsione di spesa, sia della previsione di entrata che, come abbiamo detto, e nell'ambito dei contributi a rendicontazione sempre subordinato al verificarsi della spesa stessa. In ogni caso, anche qui per una completezza espositiva, vi ricordo che qualora si formasse un'economia vincolata, e abbiamo detto, a mio parere, l'ipotesi più plausibile è quella in cui ho una risorsa legata ad un bilancio ad un trasferimento di risorse già verificata, a cui non segue nello stesso esercizio un impegno di spesa nell'esercizio stesso e negli esercizi successivi. In questo caso, al fine di evitare, come avviene di norma all'interno del bilancio di un ente, che devo aspettare o possa avere una situazione in cui non posso riscrivere queste somme perché mi trovo di fronte ad una ipotesi di non posso rischiare i soldi perché mi trovo di fronte ad un risultato di amministrazione negativo. La norma, articolo 15,3 del 77, crea anche qui una deroga per cui, come per i fondi del fondone, aveva previsto la possibilità di escludere dal divieto di rescrizione
nell'ipotesi di risorse negative, i fondi del fondone, anche qui nel caso del PNRR si esclude la possibilità di andare, si può andare in deroga e quindi non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 897 e 98 che vietano la riscrizione di economie vincolate se mi trovo in disavanzo di amministrazione. Quali sono le ipotesi di impegno di spesa corrente? Già l'abbiamo detto, sono fondamentalmente quelle riconducibili al cloud, vi sono anche alcuni legati ad ambiti sociali, territoriali. C'è sull'argomento, e ve lo segnalo perché è stato oggetto di discussione e addirittura di un intervento normativo a me affatto chiarificatore, a mio parere, il tema del cloud, cioè che cosa accade? Il cloud, abbiamo detto, nella transizione al cloud, gli enti locali sono tenuti a dismettere le loro stazioni informatiche hardware in cui sono contenuti i dati informatici dell'ente e tutte queste informazioni insieme ai relativi programmi debbono essere trasferiti in cloud. Naturalmente il tema che è subito nato è: ma nel passaggio al cloud io una spesa, che è una spesa di investimento, qual è il computer che io acquisto, mi diventa una spesa corrente. Come devo comportarmi in queste situazioni? In queste situazioni è intervenuto ed era intervenuto pensando di dare soluzione al problema l'articolo 27,2 quinquies del decreto 152, dove fondamentalmente si dice che a decorrere dall'anno finanziario 2022, non so se lo vedete nel mio mouse, e fino a termine di attuazione del predetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli enti, tra cui gli enti locali, possono proporre nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione con provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensativi di competenze di cassa tra gli stanziamenti previsti nell'ambito delle dotazioni finanziarie. Per fare che cosa? Per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione in attrezzatura, quali server, e quelli relativi all'acquisizione dei servizi cloud. In altri termini, la norma mi dice che dal 2022 fino al 2026 posso proporre delle variazioni compensative tra stanziamenti previsti per investimenti in quelli del cloud, cioè posso spostare dal titolo secondo al titolo primo. Ma questo aspetto non risolve affatto il tema per il quale questa norma nasce, e cioè un incremento della spesa corrente che, in presenza di un aumento e una riapplicazione del pareggio di bilancio, può determinare un maggiore costo di parte corrente con un peggioramento degli equilibri dei singoli enti. D'altra parte, sul tema è stato investito anche Arconet. Arconet se n'è uscito in una maniera abbastanza criptica, però ribadendo come i servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi di cloud infrastrutturali. Di fatto ribadendo come queste somme devono essere impegnate nel titolo primo e ribadendo come non esiste, a mio parere, al momento nessuna norma che escluda dal calcolo degli equilibri di bilancio le spese correnti che si verranno a generare nel passaggio al cloud dalle infrastrutture fisiche alle infrastrutture invece nella nuvola. Sempre nell'ambito delle spese di correnti, dobbiamo considerare anche le cosiddette spese di investimento. Qui torno ancora una volta a rifarvi una riflessione. Le spese di investimento sono disciplinate per quanto riguarda le modalità gestionali dal principio contabile 4.2 che disciplina progettazione, realizzazione e collaudo di un'opera. E nell'ambito della progettazione, l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato del programma triennale delle opere pubbliche, distinguendo tra le opere con importo inferiore ai 100.000 euro che possono essere immediatamente iscritte in bilancio da quelle superiori ai 100.000 euro, per i quali invece l'iscrizione in bilancio è soggetta ad una preventiva definizione di un progetto almeno preliminare. Fondamentalmente il discorso è questo: nella progettazione, se le opere sono in porta ai 100.000 euro, la progettazione confluisce nel quadro economico dell'opera che può essere iscritto direttamente in bilancio fin dal primo esercizio, mentre nel caso in cui ci troviamo di fronte a opere superiori ai 100.000 euro e nel PNRR anche i piccoli comuni potrebbero trovarsi in questa situazione,
Il punto 5.3 del principio contabile 4.2 richiede l'obbligo di attivare una separata e preventiva programmazione che precede di un anno la previsione in bilancio dell'opera. Cioè, quindi, ai sensi del 5.3.12 del principio contabile, la spesa riguardante il livello minimo di progettazione deve essere inserita a parte ed è richiesto ai fini del programma triennale dei lavori pubblici. Come supero questo aspetto? Con la disposizione che abbiamo già visto nell'articolo 6 bis, che di fatto mi esonera da questo doppio passaggio, favorendo quindi una maggior velocizzazione delle opere pubbliche nell'ambito della iscrizione nel bilancio. Per quanto riguarda invece la realizzazione di un'opera, ricordo che il DM 14 del 2018, cioè il DM che disciplina il programma triennale dei lavori pubblici, già prevedeva la possibilità di inserire un lavoro non inserito nell'elenco annuale nell'ipotesi in cui questo sia finanziato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste dall'amministrazione al momento della formazione dell'elenco. Questo vuol dire che se io ho approvato già il bilancio, quindi non siamo più nella fase di esercizio provvisorio, ma nel corso dell'anno dovesse intervenire una comunicazione di assegnazione di risorse, io lo posso andare ad iscrivere, può essere realizzato, iscritto in bilancio, poi si discute se, che la norma non è chiara al riguardo, se si deve andare a variare anche il programma triennale, comunque nulla vieta che nella variazione si dia atto anche della variazione del programma triennale, purché io utilizzo un piano finanziario autonomo e certamente il PNRR costituisce da questo punto di vista una delle ipotesi che può essere sicuramente presa in considerazione. Ricordo anche, l'abbiamo già detto, come l'articolo 52 del 77 del 2021 estenda a tutto l'esercizio 2023 il contenuto dell'articolo 1,4 del decreto legge 32 del 2019, che consente ai soggetti attuatori di opere pubbliche del PNRR la possibilità di avviare le procedure di affidamento anche nel caso di disponibilità di finanziamenti che sono limitati alle sole attività di progettazione. Per quanto riguarda poi invece gli aspetti contabili legati alla spesa in conto capitale, al pari di quanto abbiamo visto nella spesa corrente, dovremmo dire come dobbiamo distinguere l'ipotesi in cui io l'impegno, cioè realizzo l'opera sulla base di un cronoprogramma di spesa, oppure sono tenuto a modificarlo. Naturalmente, una volta che ho creato quella che è una correlazione entrata e spesa secondo i contributi a rendicontazione, una velocizzazione o un rallentamento nelle procedure di spesa determina uno slittamento di esigibilità e quindi una variazione di esigibilità di entrata e spesa di par valore al fine di realizzare in ogni caso quell'equilibrio. In questo caso sarebbe più 50 più 50 e questo diventerebbe 20 e 20 in questa slide, come vedete, delle opere stesse, riallineando quindi il cronoprogramma di spesa alla spesa effettivamente fino a quel momento sostenuta. Un aspetto che mi piace segnalarvi anche per i riflessi non solo sul PNRR ma in generale su tutti i bilanci pubblici è che nel caso in cui un'altra amministrazione pubblica eroghi delle risorse a favore degli enti assegnatari, l'articolo 44 del decreto legge 66-2014, che segue quella serie di riforme che erano state introdotte al fine di velocizzare i tempi medi di pagamento nelle pubbliche amministrazioni, precisa, e la norma quindi applicabile a qualsiasi finanziamento anche di carattere regionale, che entro 60 giorni delle definizioni delle condizioni di erogazione o 60 giorni della comunicazione alla PA beneficiaria debbano essere erogate le somme a favore degli altri enti, cosa che in generale non avviene. Quindi è un'altra informazione che vi lascio. Non ho il tempo, ma ci troveremmo veramente di fronte ad una lettura abbastanza complessa, ci vorrebbe forse 3 ore solo per fare questo, l'abbiamo fatto in passato pure con IFEL, però quando uscì il decreto primo del 2019, la gestione del quadro economico. Ricordo che nel caso in cui ci siano delle somme da prenotare, o perlomeno nell'ambito dell'opera pubblica, oltre alle spese collegate all'obbligazione giuridicamente vincolata rappresentata dall'impresa realizzatrice,
vi sono tutta un'altra serie di stanziamenti previsti nel quadro economico che possono essere prenotati e che debbono essere quindi prenotati nell'ambito del PNRR per evitare che vadano in economia e quindi nasca anche qui un problema amministrativo di loro reiscrizione. Il legislatore su questo punto era già intervenuto nel 2019, introducendo al principio contabile 4.2 i paragrafi 5, 4, 9 e seguenti, nel quale fondamentalmente si prevede, a fronte di al fine di agevolare il processo realizzativo dell'opera, che si possa procedere a una prenotazione di spesa per quelle spese, diciamo collaterale alla spesa principale, e attraverso e questa prenotazione di spesa viene ad essere sostenuta anche negli anni successivi con dei termini ben definiti da fondo pluriennale vincolato. Sono le famose ipotesi che prevede le tre condizioni di quella lettera A, B e una scelta tra le condizioni C, D ed E, nel senso che in sede di riaccertamento, perché io possa mantenere quella prenotazione sostenuta da fondo pluriennale vincolato, devo fare delle verifiche di cui le prime due sono necessarie, e cioè esistenza del programma triennale dei lavori pubblici, la seconda è che ci sia una condizione di inserimento dell'intervento di cui fondo pluriennale ci sia stato l'accertamento delle entrate, e poi una scelta tra le condizioni di C, D e E che già conoscete. Comunque vi lascio la slide. In tutti questi casi vi era già prima del PNRR un'attenzione alla realizzazione delle opere pubbliche al fine di realizzare in qualche modo velocemente ed evitare dei rallentamenti legati appunto all'applicazione corretta e ortodossa del principio di competenza finanziaria potenziata con quella invece prevista con i tempi di realizzazione di un'opera pubblica. Mi avvio brevemente alla conclusione. Vi ricordo che i ribassi d'asta sono considerati economie di bilancio anche nell'ambito del PNRR e quindi dovrebbero confluire ai sensi del principio contabile 4.1 al principio 4.1.2, scusate, punto 5.4.10 nel risultato di amministrazione, dove qui sarebbero poi vincolati se non si provvede con una variazione di bilancio ad una revisione del quadro economico. Questo non avviene molto spesso e per completezza dispositiva che vi riporto anche questo aspetto. Naturalmente le somme non impegnate confluiscono nelle economie di bilancio e hanno il vincolo del PNRR. Un ultimo aspetto riguarda i pagamenti. I fondi PNRR sono fondi, abbiamo detto, vincolati. Non vi è nessuna esenzione dal rispetto dell'obbligo in capo ai soggetti esecutori, quindi i comuni, di assicurare i tempi di pagamento 60 giorni, ricordando appunto che a mio parere, anche perché si tratta di una delle riforme abilitanti, la mancato rispetto di questo termine determinerà anche nel prossimo legge di bilancio dei peggioramenti del fondo di garanzia debiti commerciali. Ricordo che i mandati di pagamento devono riportare i codici CUP e l'indicazione delle missioni degli interventi per i progetti del PNRR anche al fine della rendicontazione Regis, e qui abbiamo già detto quindi le modalità da seguire nell'ambito della costruzione e della descrizione dei capitoli. Nulla cambia sulla cassa vincolata, pertanto le voci dei capitoli PNRR sono sicuramente da ricondurre alla cassa vincolata e quindi al rispetto di quelle che sono le normative previste dal TUEL nell'articolo 195 e poi nell'allegato 4.2, rientrando tra le ipotesi previste da appunto per le economie e per le somme vincolate. Naturalmente, se ci andiamo a rileggere la cassa vincolata e la sua gestione, vediamo come all'atto dell'incasso dell'entrata si deve mettere un ordinativo di incasso contenente anche gli estremi del vincolo, così pure quando si emette un mandato di pagamento deve essere chiaramente indicato il rispetto di eventuali vincoli che vengono utilizzati, e qui esiste tutto il sistema di gestione di questi vincoli attraverso le partite di giro e l'esempio contenuto anche qui nel principio contabile a cui vi rinvio. Vi ricordo però che in caso di pagamenti a fornitori effettuati anticipando liquidità, questi vengono effettuati naturalmente da cassa libera. Per
Per cui nel momento in cui mi viene rimborsato il trasferimento e anche l'ipotesi dei lump sum, io devo utilizzare a questo punto, considerare queste somme che mi vengono rimborsate, quantunque legate al PNRR, come cassa libera, perché se no si crea una situazione di cassa vincolata che non verrà mai ad essere smobilizzata. Nel caso di una spesa pagata anticipatamente rispetto all'incasso, lo dice tra l'altro il principio contabile 4.2 al punto 10.7, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione e di conseguenza l'ordinativo di incasso non deve essere vincolato alla realizzazione di una specifica spesa. Un'ultima riflessione riguardo a questo punto gli equilibri di cassa. È evidente che tutto il modello che stiamo creando è un modello che si preoccupa di spingere l'ente locale a realizzare nel minor tempo possibile le opere o gli interventi previsti nel PNRR al fine di assicurare gli equilibri di bilancio. In realtà, però, le norme così come sono state scritte, anche se teniamo conto come l'aggiudicatario dei lavori può chiedere l'anticipo, abbiamo già detto, del 20 fino al 30%, può determinare delle tensioni di cassa a cui gli enti debbono fare adeguata attenzione, cercando di contemperare in tutti i modi questa esigenza di velocizzazione della spesa e di rispetto dei target e dei milestone con altre iniziative che potrebbero creare quelle tensioni di cassa che potrebbero determinare una situazione di deficit di cassa con tutte le conseguenze che vanno dal predissesto fino ad arrivare alle ipotesi di dissesto. Io con questo ho concluso il mio intervento di oggi. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, sono a vostra disposizione per eventuali domande. Le slide naturalmente ve le invio, quindi tramite già sono state messe sul sito, come diceva Massimo. Quindi sono a disposizione o per eventuali domande oppure per salutarci. Le slide sono sul sito da domani, dopodomani. Quelle che ci sono quelle del 6. C'è una domanda che hai in chat. Me la leggi perché io non vedo la chat, non lo Per i so come. pagamenti di progetti con finanziamenti non nativi, quale misura va indicata nel mandato? Quella a cui secondo me, intanto dipende molto, i progetti non nativi sono disciplinati all'interno dei bandi dei singoli ministeri. Comunque va indicato la missione, programma e il riferimento a quella natura di spesa a cui si riferirebbero, che poi trovate all'interno del decreto 6 agosto 2021, se volete andare a rivedere la singola fattispecie. Ci sono altre domande? Potete anche aprire il microfono, per la domanda. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui la serata. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per dopodomani con la dottoressa Spadini. Affronteremo la rendicontazione dei fondi PNRR e il sistema Regis. Il link è lo stesso. Se volete vi riscrivete, domani rinviamo di nuovo la mail, ma insomma non è necessario doversi riscrivere, diciamo. Il link è quello che avete utilizzato oggi, che avete ricevuto per questa sessione formativa. Grazie, dottor D'Aristotile, e buonasera a tutti. Grazie a voi, arrivederci, ciao Massimo, grazie di tutto.